sentendo, buongiorno a tutti. Si può riprendere l'osservazione 259. Prego, assessore. Allora, osservazione 259, è relativa a un appezzamento di terreno su cui insistono due fabbricati residenziali classificati di interesse ambientale, inseriti nella zona parchi territoriali di interesse locale, parco territoriale del Magazzeno e delle aree umide del Secco e del Trebbiano. Sostanzialmente si chiede che per quest'area venga fatta una specifica scheda norma che disciplini la trasformazione secondo criteri di corretto inserimento paesaggistico, volta sostanzialmente a realizzare un intervento, mi pare di capire. Di carattere residenziale, 6 unità residenziali, questa era la richiesta iniziale a fronte di la realizzazione di una rotatoria. Ma mi pare, Presidente, che abbiamo già vista, Passiamo alla 293, secondo me, come osservazione. Anche secondo me, Io, a infatti, me la stavo leggendo. risulterebbe. In effetti c'è quell'altra di sotto che non si diceva dov'era, che non si sapeva se era parlato del Campo Mega e No, compagnia. ma siamo ben oltre, ha ragione Sì, Alberto. no, no, dicevo, è oltre quella. Ho sbagliato pagina in cui mi stavo appuntando le cose. Sono andato a quella prima, va bene. Ho sbagliato io. Ok, quindi è la 293 quella che va fatta? Corretto. Sì. Orna, sì. Ok. Infatti mentre leggevo dicevo, ma allora, 293. Si chiede l'ampliamento di una resenia di un fabbricato che cade in area B2. Siccome questo ampliamento incide sul parco storico ambientale della Badia, fa parte di queste di questa filata di osservazioni sulle schede norma. Quindi sostanzialmente è un cittadino che è proprietario di un'area già inserita in B2 e dice: mi avete tagliato la resede troppo a ridosso del fabbricato, datemi un po' più di resede per il fabbricato di cui sono proprietario. Siccome questo significa mangiare un pezzettino del parco storico ambientale della Badia, la trovate qui. C'è parziale accoglimento perché evidentemente è stata accolta in parte. Vediamo se c'era Stefano, se c'era Sì, Scorri. io l'ho visualizzata, però mi sembra che non stia aggiornando lo schermo. Lo schermo non cambia nulla. Infatti, quello che ho io non è questo dove si vede osservazione e la base del comune. Non lo so come mai. Adesso però vanno viste le osservazioni. Sì. No, proviamo a risolvere questo problema tecnico. Sa telefonare all'Antonella, Stefano? No, ma lo schermo è quello lì. Io l'ho già visualizzato. È soltanto GoToMeeting che non sta visualizzando quello che io ho aperto. Magari Stefano prova a levarla la condivisione e a rimetterla, a volte si fosse inceppato. Prova a chiudere e aprire. Ecco, Ora si vede. È arrivato. Allora, sul lato sinistro c'è l'osservazione, se volete vederla, poi c'è la scheda.
la scheda e sul lato destro la localizzazione sul piano operativo. Perfetto. Stefano, Fabrizio aveva fatto un lavoro di sovrapposizione tra lo stato adottato e lo stato modificato. Sì, è la scheda a norma. Allora, qui si tratta della scheda... è quello della Badia, è la UC... Articolo 25. Sì, perché qui sostanzialmente l'osservazione riguarda una B2, lo dico alla commissione, no? Di cui allarghiamo un pochino la riserva, quindi la cosa migliore è vedere la differenza, diciamo, fra l'adottato e l'approvato, perché poi la differenza è soltanto lì, insomma. È soltanto nella grandezza della riserva che viene attribuita al cittadino, ecco. Perché allora parzialmente accolta? Perché evidentemente perché stato... il cittadino ha chiesto una riserva più grande e il comune ha valutato di ampliare la riserva, ma non quanto chiedeva il cittadino. Guardiamola bene, voglio vedere. Esattamente. Intanto vediamo qual è la proposta d'accoglimento, poi si guarda quello che aveva chiesto il cittadino. Questo sulla sinistra è quello che ha chiesto il cittadino, è l'osservazione. Tutta quella X? Dovrebbe essere quel rigato, vedete che c'è un cerchietto anche, un'ellisse. Vedi Riccardo, attenzione. Vedi Riccardo che c'è questo ellisse rosso sulla sinistra e questo righettato, quindi il cittadino aveva chiesto, il cittadino, vedi c'è la freccia, proprietario di quell'edificio B2 che è indicato con la freccia, aveva chiesto come resede tutto questo rettangolo rigato. Riesco a vedere dove dici, scusa Simone. Dove guarda c'è... l'immagine a sinistra. Sì, l'ho visto, scusa. Lo vedi che ci sono due frecce, una indica il fabbricato e una indica il terreno oggetto di osservazione. Vedi, la freccia a sinistra indica il fabbricato e la freccia a destra indica il terreno oggetto di osservazione. Quindi il cittadino chiedeva che tutto questo rettangolo righettato fosse resede di questa abitazione che è accanto a sinistra. Invece il comune dice va bene, effettivamente t'ho tagliato, vedi la resede un po' troppo stretta a ridosso del fabbricato, ti do un po' di spazio perché chiaramente la resede deve essere adeguata rispetto alla posizione del fabbricato, ma non tutto quello che mi chiedi. Ora vediamo nel sovrapposto, cioè nella proposta di accoglimento dell'osservazione, quanto gli abbiamo, quanto l'ufficio propone di dargli. Ma precisamente dov'è quell'area? Siamo a Badia. È qui. È questo. Ma e la proposta qual è? Cosa... Questa è l'adottato, Stefano. Sì, quello è l'adottato. La quella è la richiesta. E la scheda norma. UC, è lì, Badia, all'inizio, Stefano. È una delle prime. Pagina 9. Questa è l'adottato. Ok. Ortofoto e catastale. Variato su ortofoto e su catastale. Andiamo a vedere la sovrapposizione. Oppure questo. Oh, eccolo. No, non si vede. È quello sotto, Stefano. Ingrandisci quello sotto. Sì, questo è quello approvato. Questo è quello approvato. Modificato con l'accoglimento parziale. Quello modificato. E questo è quello adottato. Sì, Stefano, puoi ingrandire quello che proponiamo così si vede la differenza. Eccolo lì. La differenza... Ma io non lo capisco. Vabbè, ora... Sì, nell'RBA... Però... Ma è questo pezzettino qui?
La differenza non la vedo. La differenza è dove diceva la Manola, dove c'è il B2, Manola, è arrivato lungo il verde, sì. Sottratto lì, brava, dove dicevi prima. Però non sono sicura, dovrebbe essere quello lì che è stato esteso, vedi qua giù in fondo. Ma si vede che si interrompe la zona verde, vedi, si interrompe il parco, ah. Manola, sotto. Sotto Stefano, dove c'è? La B2. No, come dire, è una scala un po' diversa anche per quello. No, scusate. Lo puoi ingrandire un po'? Vai, fermati lì, dove c'è la B2 vicino alla 3, dove c'è la... Beh, bravo, lì, vai, perfetto. Ma c'è anche qua però, Io non lo capisco, ragazzi. No, non è quella lì, Stefano, di sotto... Quella qui. B2 lì è questo, non è quella, quello che è diventato, è questo qua su. È lassù, no, è quello lassù, di Stefano. Dove dice Stefano, si è allargato un pochino. Vedete che l'abbiamo allargato. Ecco, bravo, quello lì. Non si è allargato a tutto il campo che chiedeva lui. Si è allargato un pochettino per dargli, scusate, si è allargato un pezzettino per dargli una risede dignitosa al fabbricato. Che se no il confine passava a ridosso del fabbricato. Vabbè, però allora c'è anche un'altra modifica, forse dovuta a un'altra osservazione di sotto. Esatto. Esatto. Sì, è possibile, è possibile. Infatti questa è l'altra osservazione. Vabbè, okay. Ma quella poi la vediamo quando ci si arriva. Mentre questa qui riguardava quest'area. Ma gli sei data tutta allora quello che chiedeva? No, aspetta che ti faccio. Torniamo dove eravamo. Ti faccio l'affiancamento, eh? Sì, metticela accanto così almeno. Allora, questa a destra è l'osservazione. A sinistra abbiamo l'adottato e la modifica proposta. Qui l'hanno girato. Comunque, Stefano, se si confronta, lo dico a Riccardo, le due immagini a sinistra, l'adottato che è in alto e la proposta che è in basso, lo vedete che gli abbiamo allargato il margine di risede. Prima il confine passava molto più a ridosso. Certo, l'ho visto. Volevo vedere quanto. Lui quanto chiedeva è quello che gli si è dato. Una parte. Aspetta che ti giro la... Secondo me come profondità circa metà gli si è data. A occhio. Ha senso? Allora, sì. Allora, questa è la richiesta. Sì. A destra. Sì, sì. Questa qui era l'adottato, che poi è praticamente è questo. E questa qua è la... scusate. Sì, sì, è quello che gli si è data. Sì, abbiamo... scorri un po' in giù, ecco. Vede bene. Infatti ce li si è dato tutto, perché più o meno no, tutto no, ma un bel po', metà all'inizio. Sì, forse anche un po' di più. Vabbè, qualcosa di più di metà. E io non ci vedo nulla di, come posso bene, dire, vabbè, andiamo oltre. Può vedere la scheda norma? No, vabbè, scusate, io chiedo Riccardo, massima disponibilità, ma la scheda norma e la Badia non cambia nulla. Si tratta la scheda norma è rimasta uguale, Scusate, non è un'osservazione sulla scheda norma questa, è un'osservazione sulla B2. È qui perché la scheda norma viene modificata, ma leggermente, cioè, cosa sono? 900 metri quadrati? Eccoli. Chi è che manovra? Te? 900 metri, sì. Certo, di là. Accendo di là? Sì, ma accendi di qua. Va bene, dai, chiarissima. Sono circa 900 metri. Fate vedere su Google, voglio vedere una cosa, per favore. Aspetta un attimo, Graziano, perché Stefano adesso sta preparando la postazione per Roberto, forse non ha sentito.
Scusate, era andato a accendere il PC di là. Stefano, Riccardo voleva vedere Google di quella zona. Sì. Ortofoto va bene lo stesso, vuole Google proprio. Ah, io volevo vedere Google proprio, vederla calata nella realtà. Ah, ok, va bene, no, non l'ortofoto, va bene. Vuole vedere lo stato dei luoghi. Sì. Questo è l'ortofoto, era per localizzarla, aspetta che faccio. Per localizzarla si tratta di questa osservazione, questa, centrale, e questo è lo stato dei luoghi. Ma allora che c'entra la badia? Ecco, il Perché parco. questa modifica va a modificare, questa richiesta di modifica cartografica va a modificare il perimetro della scheda norma del Parco della Badia, che viene Non è di lievemente sotto il parco della ristretto. Badia, scusa Emanuela, non è di sotto quello che va dal parco della Rimembranza in su. Ma Ma fa parte, arriva è tutta quella zona lì, tutto quel verde che anche oltre. È tutto Sì. quel verde che vedi, Riccardo. No, no, arriva lì. Lì dove? Dove si fa quella modifica. È tutto questo verde qui. Ma Gira lì siamo intorno. per E andare a va anche Misciano. più su. Ma scusate, lì È siamo per tutto. andare a Misciano. Siamo per andare a Misciano lì. È dopo il cimitero della Badia per andare a Misciano. Le aree, scusa Riccardo, le Sì, aree ma in, come si chiama il parco. parco? Scusa Riccardo, Sì. giustamente chiedi una cosa, no? La risposta è questa: siccome è il parco legato, no, alla badia, in sede di adozione, non in sede di osservazione, in sede di adozione, noi abbiamo fatto un perimetro del parco che non guarda semplicemente, diciamo, alla parte, se vuoi, più importante, che è quella del collegamento col prato, ma che ha ricompreso intorno anche al cimitero le aree verdi che ci sono, no? Perché uno dei poli del parco, appunto, è la centralità della badia e il suo valore monumentale. Chiaramente, no, ci sono ora delle osservazioni a confine, no, della previsione del parco che ci chiedono magari di ridimensionarlo leggermente, come in questo caso ai fini della reserva, tutto qua. Quindi sì, il parco, come vedi, ma questo non è una novità di ora. Ricomprende anche alcune aree, diciamo, su quel lato lì della No, città. ma non avevo capito che arrivasse fin lassù in cima, capito il parco? Pensavo terminasse prima, ecco, ora per rendermi conto, Sì. null'altro. Va bene, allora possiamo andare avanti, mi pare. Procediamo. Allora, osservazione 298, giusto? Scusa un attimo, ma io lo voglio completare questa cosa. Ma allora ha senso includere anche tutto quel terreno che c'è dietro l'ostello nel parco? Cioè, è una domanda la mia. Cioè, io non Allora, capisco perché. in sede di adozione si è pensato che Ecco, perché tutto questo, anche questo terreno? Cioè, qui si fa un'area che, non lo so, di parco ha poco senso, secondo me, fino lassù. ma allora, quando uno fa diciamo, le previsioni urbanistiche, no? Diciamo, si tiene anche largo, no, Riccardo, nel senso che poi dopo dovrà essere il progetto. Ma siccome c'è un sistema di aree verdi importante intorno alla badia, a noi, siccome si chiama Parco della Badia, ce lo dimentichiamo, a noi sembrava importante fare a livello di previsione urbanistica una previsione, insomma, che cerchi di ricomprendere le aree verdi intorno alla badia. Insomma, questo nella logica. Tra l'altro, lo vedi, ci sono anche elementi di continuità tra le aree verdi, non è che ci sono discontinui. Sì, ma non ha Poi senso commentare. sarà il progetto di opera pubblica, no? A precisare meglio gli ambiti di intervento. Però Ho ecco. capito, ma io cioè, non ho interessi, intanto mettiamo subito davanti questa cosa qui. Però se gli metti parco fino lassù, crei un,
Lì non, per me non ha senso prevedere il parco fino alla sera. Guarda, ai cittadini a cui abbiamo creato pregiudizio ci hanno fatto osservazioni. No, cioè, è una domanda nostra, discutiamo e poi non è mica fatto per parlare. Sì, io però... Per capire la logica, no, Simone? Cioè, non ce la vedo la logica. Riccardo, però non è... Cioè, ora siamo un serio di osservazioni, diciamo, questo no, tipo... Vabbè. Sì, ho capito, ma se non è che si siano viste bene tutte queste schede, ma faccio solo una riflessione. No, non viste una per una. Per amor di Dio, cioè, ripeto, noi siamo un serie di ora, anche se l'avessi vista, ma è saltata, mi viene in mente ora, da Dio. Dietro, no? Cioè, mica che a me mi sembra una cosa... però va bene... Un parco della Badia io lo vedevo da qui fino in fondo a Camaiore, ma allora si può estendere anche fino a Misciano, per dire. Lo vedo, vabbè. Così è stato mi pare che sia particolarmente esteso verso Misciano, perché scusa, Riccardo, la chiesa della Badia è quella che vedi, è quella che vedi lì. Lo so. Poi c'è la via Badia. E c'è quel poi campo c'è, vedi, abbiamo preso come confine la strada che è più su, Misciano si sviluppa oltre, scusa, siamo all'inizio. Sì, ho detto è la via per andare a Misciano, ho detto Misciano, ho detto la via per Misciano. Quindi abbiamo messo diciamo intorno al parco della Badia le aree verdi intorno alla Badia, cioè se non si chiamerebbe parco della Badia, cioè ecco, poi siccome ci sono c'è un tessuto edificato, come giustamente ci ha fatto notare questo cittadino, nel momento in cui creiamo problemi, no, al tessuto edificato che c'è intorno, è ragionevole, come in questo caso, diciamo, ridefinire i confini. Però ecco, alla fine, come vedi, le aree verdi del parco urbano della Badia sono intorno alla Badia, cioè non è che... Però allora se si fa questa logica, dovevi proseguire anche a destra e arrivare fino in fondo, di là. Ma c'era stato riconosciuto un disegno unitario, no? Mi sembra chiaro. Ma lì è tutta un'area. Guarda che lì è tutta un'area. Cioè, se ora te hai preso un quadratino. Ma poteva essere benissimo tutta il quadratone grosso, se la logica era quella, capito? Ma qual è il quadratone grosso? Vedi, tutto questo quadrato di qua fino qua. Quale? Che ci sono le case dopo, scusa. Certo, scusa, la vedi? Scusa, abbiamo perimetrato. Ora io poi si va avanti nel senso che siamo in situazioni, ma abbiamo perimetrato le aree libere verdi intorno alla Badia. E dove guarda quante ce ne sono che adiacenti al campo e poi vieni giù, in tutte verdi. Quali? Scusa, lì davanti alla cartina, Riccardo, ti stai sbagliando lì. Perché se tu no, è tutto, e tutti i campi che sono presi sono il limite proprio massimo del verde. Dopo ci sono le case. Quello che forse ti inganna è che nel mezzo c'è il cimitero, quello sì. Ma te parti sul prato, ci sono pullman praticamente. Vai su, vai, te li prendi tutti, te le prende, vai fino al Damiani e ti prende pezzi di sopra e ti elimina dove c'è le costruzioni. Tanto per. E la linea di sopra, una è la via del Giunta, l'altra è la via di Misciano in alto. Se no, dopo, se tu devi andare oltre, allora scavalchi ancora, vai oltre. Hai fatto un po' meno, però va bene, va benissimo. Io non sono d'accordo nemmeno io, però il discorso del quadrato è quello lì, in definitiva lì è tutto campi, non c'è niente. Hai ragione, Graziano, ma lo vedi il quadrato, se vieni a destra del quadrato, c'è Ducasse, lì è tutto verde, no? E poi se vieni giù, c'è il cimitero, ma è tutto intorno al cimitero. Sì, vabbè, comunque va bene, ormai è stato fatto così, era una mia curiosità. No, ma guarda, che posso essere anche d'accordo, però è tutto fatto, tutto insieme, ti ho detto, da parte c'è la via di Badia, sopra c'è un pezzo della via di Misciano, e poi c'è la via del Giunta, poi vieni qua, sei al Damiani, queste case lunghe qua in fondo che tu vedi, siamo al Damiani, e poi rivieni giù, ci sono gli altri campi che viene da quest'altra parte, li prende tutti e va via. L'unica cosa, ci potevi mettere dentro, al limite, se volevi, ci potevi mettere dentro i campi che tu trovi oltre Damiani, ma ci sono anche quelli.
perché qua giù vai oltre, qui mi si alza la cosa, mi si alza la C'è faccia. tanto verde, è quello, per... no, no, ma... L'ortofoto non mi si alza più di tanto, non ce la faccio a vederla bene, però ci arrivi, dai, è tutto preso lì. C'è cosa. Si può procedere, per favore. Vai, vai, vai avanti, vai, vai, per amor di Dio, vai. Buonasera a tutti, sono arrivato. Fabrizio. Alla Ciao, buona ora. Fabrizio. Avevo un problema, l'avevo anche comunicato, però. Ma scherzo, era una battuta. Allora, osservazione 298, se non vado errato. Allora, si parla di un'area legata alla scheda norma 1.3 TI, ora io lo leggo male, ma insomma TF o TI 1.3, insomma l'area è via Astoria, viale Bernardini. E sostanzialmente si chiede che l'attuale perimetro previsto nel PO sia allargato, che al posto della tettoia crollata e priva di alcun valore storico si fa riferimento alla zona dell'ex fattoria Pirelli, quindi proprietà del comune, che al posto della tettoia crollata e priva di alcun valore storico documentale sia data la possibilità di realizzare un edificio pubblico con flessibilità modulare e funzionale. In ogni caso si chiede che le predette previsioni del PO vengano parzialmente modificate in modo da consentire la realizzazione della suddetta area di un edificio pubblico con flessibilità modulare e funzionale. Quindi noi qui siamo in presenza, per essere chiari, di un cittadino che fa un'osservazione non su una sua proprietà, ma su una proprietà del comune. Chiaramente questo è del tutto ammissibile. C'è un parziale accoglimento, quindi vediamo in che senso. Possiamo andare alla scheda norma, Stefano. La scheda norma è la 1.3. No, no, la scheda norma, Stefano, è quella del parco, quindi è la scheda norma UI, è una delle prime, UI. Ma a me qui nel Poi agisce anche sull'1.3, ma per vedere gli effetti va vista la UI. Questa è la UI. Infatti vedete che l'abbiamo allargata la rese dentro cui poter fare l'intervento di recupero rispetto a prima. Che è quel bordo blu, vedete, azzurro, Sì. intorno alle case coloniche. E poi scorri. Ce la fai a farne vedere una pagina per volta? Ecco, vedete, abbiamo aumentato leggermente il direzionale di servizio, che poi è praticamente le quantità che possono essere fatte in ampliamento ai manufatti esistenti. Ok, Da 800 quindi a abbiamo 1000. dato la possibilità. Esatto, abbiamo dato la possibilità. Forse c'è anche qualcosa. Perché in effetti, se poi dopo di qui a quando facciamo l'intervento per udere lì non abbiamo poi i dati come tutti gli altri cittadini per ricostruirle, eccetera, e poi ci serve invece uno spazio culturale, eccetera, è bene avere i quantitativi che il comune possa realizzare. Ecco, capito? E come mai questa disparità di trattamento, se il cittadino non lo può dimostrare, deve farlo alto 2,40, invece il comune può andare a 1500 metri quadri? No, perché c'è un interesse pubblico. Vabbè, ora, nel senso, qui si sta parlando del recupero di una casa colonica importante che potrebbe poi essere un polo culturale. Insomma, sapete i progetti che ci sono su quest'area. Ci sono una serie di manufatti secondari che sono molto precari, quindi vogliamo essere sicuri che poi ci siano gli spazi adeguati perché il polo culturale possa divenire. Io faccio un esempio, per esempio, lì a me piacerebbe, per esempio, una bella serra, ecco, una cosa tutta in vetro. Se lo dovessi progettare io,
mi spoglio del ruolo di urbanista e faccio il progettista, eh? Rarissimi casi l'ho fatto, però lì mi piacerebbe, per dire, vicino alla casa colonica, un bel edificio anche di vetro e cristallo, come se fosse una serra ottocentesca, no? Dove si possono fare concerti, attività espositive. Ecco, me lo immagino così, ecco, il recupero di tutti quegli annessi secondari lì, capito? Quindi, però, per essere sicuri poi di avere le superfici adeguate, ci è sembrato utile per il comune, perché tanto questo è un intervento poi che i privati recuperano gli edifici, poi tutte le sistemazioni esterne che dovrà fare il comune, avere un quantitativo utile al comune mi sembrava cosa buona e giusta. Ah, scusate, visto che ci sono già dei progetti, io ho capito, No, ci si vuole... no, di no. quello che ho capito ci si vuole fare un polo culturale, oppure dove organizzare concerti. L'ha detto da Fabrizio, No, quando Fabrizio ha detto che ci farebbe lui, scusa lui. Riccardo. Abbiamo abbandonato il parco di Busta Domani, che è la concertistica, allora. Qui, allora io dico, allarghiamolo ulteriormente. Riccardo, lo dico per non perdere tempo. Fabrizio ha detto, per esempio, io ci farei, cioè, ora sarà libero di dirlo qua, che ci Ci farebbe mancherebbe, ma io posso anche condividere, non è che ha detto una bischierata. Eh? un c'è il progetto, ma c'è il progettista. Bravo, ma lui ha visto. No, ma guardate, siete completamente fuori strada. Ora, se, finché sono Ma confuso, ascolta, volevo dire una cosa. Lo possiamo ulteriormente allargare questa riserva, allora? Prevediamo quanto più un'area ancora maggiore dove poter sviluppare certe cose, perché visto che c'è. ma quello c'è a prescindere, perché tutto quello che è verde è tutto parco, no? Qui è l'ambito entro cui possono eventualmente essere fatti alcuni tipi di interventi più massicci, diciamo, no? Appunto, dica, Più allarghiamolo ancora, sostenibili. allarghiamolo. Ma perché, scusa Riccardo? Nel senso, Potrebbero venire. No, nel qui si senso. prevede, scusa, no, ma lo dico perché qui si prevede un intervento di recupero degli edifici esistenti, che sono quelli rossi, con una possibilità di ampliamento che passa da 800 metri quadrati a 1500. Quindi, diciamo, l'ambito di intervento del recupero è stato allargato in funzione del fatto che se aumenti, no, da 800 a 1500 gli dai anche più spazio. Ma Giusto. per quale motivo dovremmo estenderla a tutto il Magari si parco? potrebbe fare una struttura ancora più grossa che possa essere maggiormente fruibile anche da altre tipologie di. Ma guardate che noi si sta parlando di un intervento di recupero dell'esistente, non di nuova edificazione. Lo Recupero dico perché. esistente? Ho capito, ma se sentito che Perché potresti fare una Fabrizio ha serie di spiegato, ritagli. che diciamo 1500 metri quadrati rispetto alle superfici che ci sono di ampliamento ci possono anche stare, e se no si parla di nuove edificazioni siamo. 2000 non ci potrebbero stare se ci sta 1500, è una domanda. Non è che siamo al rilancio, io. No, ma ho capito, ma siccome lì ci può venire qualcosa di importante per la Versilia, prevediamo quanto di più ci si possa fare in quell'area. No, perché un intervento di recupero è nato così e non lo possiamo stravolgere in sede di osservazione. Perché 1500 è apparsa una misura adeguata rispetto a Perché 1500? A chi è apparsa? studenti di ampliamento, i tecnici, Riccardo, E i allora tecnici. tecnici ne possiamo anche avere altri che ne vedono 2000, no? Pur di È Dio. una scelta, non più di te, c'è una scelta. Io ti dico ampliamola, poi se non è possibile non ampliamo, però. Ma te vorresti ampliare il resede o le quantità? Non ho capito. Le quantità Ah, e le la quantità. riserva anche. Vabbè, ma la resede è relativo perché quella resede lì è dove possono agire anche il privato in perequazione, capito? Sì. Quindi questo se, sulle Io quantità. è la quantità. Scusate, io vorrei dire questo. In sede di adozione noi abbiamo messo una previsione, correggetemi se sbaglio, lo dico all'ufficio, che prevedeva 800 metri quadrati di ampliamento. Va bene? Adesso li stiamo portando a 1500 metri quadrati, cioè li stiamo quasi raddoppiando. Va bene?
Io non credo che in sede di osservazioni noi si possa più che raddoppiare la previsione iniziale. Sono tutte cose che andavano dette e discusse, se Riccardo la pensava così, in sede di adozione. Invece ora noi si sta valutando un'osservazione. Io non credo che si possa modificare a tal punto la previsione iniziale, e oltretutto la volontà dell'amministrazione qui è evitare qualsiasi forma di nuova edificazione, perché vogliamo difendere il parco e rimanere nell'ambito dell'ampliamento. L'avete letta l'osservazione? 1500 metri quadrati di ampliamento sono più che sufficienti, per te. E non mi voglio nemmeno trovare in difficoltà dal punto di vista procedurale e nei rapporti con la sovrintendente. Bravo. Mi dici dove è scritto questa, se diciamo Riccardo aveva un'opinione diversa, questa discussione poteva essere sviluppata a pieno. No, può essere sviluppata ora, perché mi dici lui dove le chiede 1500 metri? L'osservante dove le chiede 1500 metri? L'osservante fa una richiesta di ampliamento delle possibilità. E quindi dove lo avete stabilito? Il comune valuta che a 1500 ci si possa arrivare, perché è una misura compatibile anche a 2000. Basta secondo me, no. Poi dopodiché prendiamo atto che abbiamo opinioni diverse e si va avanti. A Fabrizio, che è un tecnico, se possiamo arrivare a 2000. Scusa Fabrizio, rispondi. 298. Ma nel senso, secondo me un po' Simone ha ragione, cioè stiamo attenti a non esagerare. Stiamo attenti a non esagerare, sono d'accordo. Dimmi se si può mettere il 2000 metri. Andrebbe visto se nell'osservazione c'è, perché ora non vorrei... Ma nell'osservazione non ti chiede neanche 1500 metri, hai capito? Quello che questo, dico io. No, scusa. Che stiamo a fare qualcosa che potrebbe essere importante per il futuro, pensiamoci... Ma per un problema di coerenza, si può per favore controllare che cosa chiede l'osservazione, giusto? Perché secondo me non me lo ricordo. Leggiamola l'osservazione, chiede tante cose importanti, leggila, leggiamo l'osservazione. Ma quello siamo d'accordo, però volevo vedere se chiedeva una quantità specifica, capito che ti voglio dire? Questo non la chiede. Andiamo avanti. Fermo. Un po' avanti. Avanti, c'è un allegato 3 modificato, guarda un po'. Ah, vabbè, quindi qui ci fa vedere solo la modifica cartografica. Vabbè, sulle quantità c'è un problema, diciamo, di opportunità. Il raddoppio è già un buon punto di partenza. Ho capito, c'è una scelta, perfetto. Qui ora possiamo dare 1500 o 2000. Si decide di dare 1500, però è una scelta, punto. Ecco, volevo dire questo. Sì, secondo me a meno una scelta. Scusate, ora, lo dico anche per le cognizioni che ho io, da punti di vista, diciamo, che non sono quelli più squisitamente tecnici, più inserire in un'area così delicata una modifica oltre il raddoppio della superficie è censurabile in questa fase, va bene? Non solo perché si rischia che qualcuno dica sei vicino a un fenomeno di nuova edificazione, ma perché c'è anche qualcuno potrebbe anche dire: se io lo sapevo sin dall'inizio che la misura del tuo intervento era più che il doppio, potevo osservare. Ecco, allora mi sembra che la proposta che ha fatto l'ufficio sia intelligente, perché va nella direzione di ampliare le possibilità di intervento in un'ottica che è quella che difende il piano e il suo spirito, perché noi non vogliamo, questa è una scelta politica, Riccardo Erra può pensarla diversamente,
Noi non vogliamo la nuova edificazione in quella area. La penso diversamente. Noi, noi i concerti li vogliamo fare all'aperto. È fatto bene i concerti. Noi i concerti li vogliamo fare. Noi i concerti li vogliamo fare all'aperto. Va bene? Non li vogliamo fare in strutture chiuse fisse. Quindi per noi quella è un'occasione di riqualificazione di carattere culturale sicuramente, ma che deve mantenere inalterato, diciamo, l'identità del parco. Quell'area secondo noi è bella perché è così, poi va riqualificata, va, noi ne abbiamo riqualificato solo una parte, ma per noi il valore da salvaguardare è il verde in quell'area lì. Quindi siamo contrari alla nuova edificazione, ok? Allora non dovevi prevedere neanche 1500 metri. Aggiungo. Allora non dovevi prevedere neanche 1500 metri. Non è vero che siamo favorevoli. Non è vero. Non è vero. Non è vero. L'intervento. Dopo è tutto il tempo che vuoi. Non è vero. E il senso te l'ha spiegato Fabrizio Cinquini prima. Che puoi essere non d'accordo, ma è chiarissimo il senso. Il senso è che siccome quelli sono volumi in stato di degrado e siccome l'intervento di recupero presuppone poi una verifica del loro stato anche volumetrico esistente al momento in cui l'intervento partirà, il comune si è dato dei margini di ampliamento per poter lavorare adeguatamente al recupero funzionale di quei beni. Quindi la previsione va nella direzione di favorire anche con interventi di ampliamento un'operazione di recupero dell'esistente. L'osservante, come dire, fa un ragionamento molto più vasto di numero di spettatori, di volumi nuovi. Noi non siamo d'accordo, va bene, ad un'operazione di questo tipo. Siamo per la riqualificazione dell'esistente con degli interventi di ampliamento che consentano di farla nel migliore dei modi possibili. Se, voglio dire, Riccardo, come ci ha detto, ha un'opinione diversa, noi la rispettiamo, ci mancherebbe, ma non è un problema di approfondimento tecnico. Salvo segnalare che in questa fase il più che raddoppio delle previsioni iniziali, secondo me, sarebbe anche illegittimo, va bene? Ma questo, come dire, è un aspetto tecnico, diciamo, ulteriore. Noi pensiamo che lì bisogna fare un intervento di recupero, no? Di nuova edificazione. Tutto qua. C'è qualcuno che vuole intervenire? Io. Ma io ti dico che ancora una volta abbiamo l'opportunità di sviluppare un'altra area. Dopo aver perso l'opportunità di sviluppare l'area delle bocchette, perdiamo anche questa. Perché lì poteva, e io condivido il senso dell'osservazione fatta da questo tecnico, la condivido perché lì è veramente un'area che è baricentrica, un'area importante dove poteva svilupparsi qualcosa di interessante. Siccome stabilisci 1500 metri senza motivo, così, casualmente, hai detto, io davo delle possibilità maggiori, non ti dico di fare delle cementificazioni, ma un'idea che aveva avuto anche Fabrizio poteva essere un'idea bella, che si inserisca nel contesto, che però potesse veramente diventare un polo attrattivo per tutta la Versilia. E io capisco che Simone è fatto bene a ribadirlo, che ha detto è una volontà politica, è giusto, è quella volontà politica, ne prendo atto, ma è una volontà tutta del PD, certamente non è una volontà mia e non è una volontà di tutti, e quindi forse non si riuscirà a fare quello che aveva nel suo intento l'osservante, di effettivamente di farla diventare un'area importante e sia da un punto di vista economico che di abbellimento del territorio, secondo un punto di vista, che poteva diventare veramente un fulcro economico per l'Illo di Camaiore e per la Versilia. Per amor di Dio, io rispetto questa opinione, faccio presente, ho finito Jacopo, scusa, che insediare lì 3.500 abitanti e 3.500 spettatori con i parcheggi e tutto quello che serve per legge vuol dire distruggere il parco, ok? E noi siamo invece per salvare il parco. Eh no, io lo salvo il parco, non lo distruggo, lo miglioro.
per me è distruttore. Vabbè, mettere lì 3.500 persone con gli standard previsti dalla legge vuol dire cancellare. Poi, gli anni non è che avete salvato il parco, l'avete reso. Scusa, però Riccardo, secondo me tutto questo... Non mi deve mettere in bocca che voglio distruggere un parco. No, dico quali sono gli effetti delle tue proposte. È l'effetto che dici te... 2000 è possibile, non cambia così tanto rispetto ai 1500. Sembra che abbiate approfondito gli aspetti. Ma scusa, Jacopo, approfondisco fino a che mi pare. Non no, mi interrompo, tu abbi pazienza, Jacopo. Io sono commissario e dico quanto mi pare il fatto, quanto mi pare. Riccardo, non mi chiedere di andare avanti, voglio parlare di questa osservazione. No, hai capito? Quanto mi pare a me. Se non ti sta bene, continua a parlare di questa osservazione. Dire, non mi chiedere più, andiamo avanti. Non ci vado avanti finché non ho le idee chiare. Lo capisci o no? Lo devi capire o no? Te non dici andiamo avanti quando una persona parla. Ascolti quello che ha da dire, perché non mi interessa il tuo andare avanti. Devi ascoltare anche gli altri. E devi imparare ad ascoltarmi, hai capito? Visto che le osservazioni avete avuto mesi e vi siete confrontati mesi. Ho ascoltato anche troppo. C'è qualcuno? No, te non ascolti anche troppo, io dico quello che mi pare, hai capito? No. E poi ti dico di più, nella commissione l'assessore illustra e poi la discussione la fanno i commissari. Non sei solo io allora. No. Invece sei voi solo. Non parlate mai, parla solo l'assessore. Allora non sei hai solo capito? No. E io parlo all'infinito e te non mi dici andiamo avanti, hai capito? Te ti stai su un'osservazione finché io te lo chiedo, sia ben chiaro. Comincia a chiederlo allora. Voglio essere chiaro, basta, non mi interessa di quello che dici, basta. Ti ascolti le mie opinioni, ti andiamo avanti, non ci dici, dici esaurito l'argomento. Se ti dicono i commissari sì, si va avanti, non lo dici che andiamo avanti. Non giusto. Sei solo in commissione, ci sono anche altri. No, è bene essere chiari, perché voi altri siete anche troppo prepotenti. Falli parlare, per esempio. Mi fare una buona idea. Parlare c'è qualcuno tu. Che vuole parlare, prenotati come gli altri per chiedere la parola. C'è qualcuno che vuole parlare? Io si prenoterà l'assessore, mi prenota anche io come gli altri. Io volevo dare una spiegazione ulteriore, se è possibile. Beh. No, io volevo dire a Riccardo che non ci dobbiamo dimenticare di un aspetto che è molto importante. Noi qui ci troviamo in un'area che è dichiarata dal piano strutturale parco urbano, no? E è un'area agricola interclusa. Quindi dobbiamo stare attenti a fare in modo che le operazioni che noi intendiamo fare qui siano comunque riconfigurabili in un'operazione di interventi di adeguamento e miglioramento del patrimonio edilizio esistente. Quindi questi 1.500 metri quadrati, 800 oppure 2.000, quali che siano, devono essere comunque, come dire, adeguamenti funzionali al patrimonio esistente. Non possono essere in alcun modo e non devono essere in alcun modo confusi con un nuovo edificio, perché altrimenti questo comporterebbe una prima variante al piano strutturale e poi soprattutto una verifica in copianificazione con la regione. Quindi noi stiamo sempre parlando di manufatti esistenti, che sono i due cascinali più tutta la serie degli annessi con i loro ruderi, che ampliati generano questa superficie, ok? E non un nuovo edificio su cui fare un teatro, questo o qualsiasi altra cosa su cui fare una scuola, per dire, una nuova scuola. Guarda, dico proprio una cosa, nessuno farebbe mai lì, no? Ma per farla occorrerebbe una variante di piano strutturale. Quindi sulla questione della dimensione, secondo me, non è tanto rilevante in sé, tanto quanto è, ma bisogna stare attenti che questi comunque si configurano come ampliamenti, adeguamenti di manufatti esistenti e non come un nuovo edificio, no? Quindi, siccome lì gli edifici che ha osservato ha detto complessivamente hanno una superficie indicativamente 3.200 metri quadrati, la somma di tutti, no, bisogna stare attenti che noi comunque facciamo un ampliamento di questi e non un nuovo che si aggiunge a questi, no? E quindi quella dimensione lì è quella che deve essere indicativa e comunque non potrà mai essere confusa con quello che invece paventavi te, cioè l'ipotesi di pensare lì la costruzione di una nuova attrezzatura di livello comprensoriale eccetera eccetera, nuova per capirci, no? Un teatro piuttosto che un'altra cosa, prefigura a monte una variante di piano strutturale, cioè qui noi il piano strutturale consente di adeguare gli edifici che ci sono,
quindi, e di migliorarli nei limiti del possibile, ma non di fare dei nuovi edifici, perché questo il piano strutturale non lo consente. No, poiché abbiamo discusso sugli ampliamenti delle case, no? 40, 43, 44, 45, 46, ma sempre ampliamenti sono, non potranno mai essere una nuova casina, anche se rifacessimo un ampliamento di 100 metri quadrati, non potrà mai essere l'edificio da sé 100 metri quadrati, ma si deve sempre configurare. Quindi è chiaro che a un certo punto c'è un limite oltre il quale si configura oggettivamente, no? Come un nuovo edificio. Noi dobbiamo stare attenti, almeno dal punto di vista tecnico, poi la politica può decidere domani di fare una variante, al piano strutturale, ma dal punto di vista tecnico noi sappiamo che in questo momento adeguiamo gli edifici esistenti e non possiamo fare nuovi edifici. Questo per precisione, esagerazione. Ho capito Fabrizio, ma siccome te hai detto, l'hai detto prima, che 1500-2000 poteva essere fatto, ecco, è per questo, basta, te avevi detto si può fare, perché se no non capisco perché abbiamo stabilito 1500, perché 1500 metri sì e 2000 no. Perché è sotto il 50%, perché un ampliamento di circa il 40% è ragionevole, va bene? Un ampliamento che passa da 800 metri quadrati a più del doppio della previsione iniziale è censurabile dalla sovrintendenza, da un cittadino che ti dice: ma scusa, perché non me l'hai detto in sede di adozione? È tutto lì. Fabrizio ha individuato una misura che, siccome non l'ho individuata io, l'ha individuata Fabrizio Cinquini con l'ufficio. Ha individuato una misura che gli sembra ragionevole rispetto al sistema delle regole che governa il piano. Tutto qua, ribadito che noi non vogliamo, Riccardo, una forma di nuova edificazione. Tutto qua, passare da 800 a 2000 vuol dire più che raddoppiare la previsione iniziale. Questo è discutibile da tanti punti di vista. Questa roba, permettimi, ho finito, non c'entra un fico secco, va bene? Con l'osservazione, nel senso che l'osservante ha proposto una struttura da 3.500 posti, va bene? Allora io ti sto dicendo, chiunque proponga una struttura di quel tipo, sappia che si distrugge un pezzo di parco, perché è così nei fatti, non è un'opinione. Per mettere lì una struttura di 3.500 posti, con gli standard richiesti di parcheggio dalla legge, distruggi un pezzo di parco. Sono cose che chi ha amministrato 10 anni le ha approfondite, non è che le dice così perché una mattina si sveglia e le dice. Quindi uno può anche essere a favore, no? Di una struttura di 3.500 posti, dico sul piano politico, uno può essere anche a favore, ma non c'entra, diciamo, niente col tipo di scelta che fin dal piano strutturale ha impostato questa amministrazione qui, che è quella del recupero di quegli edifici. Tutto qua, ecco. Ma io, Simone, non entro in discussione, per l'amor di Dio, ognuno ha i suoi punti di vista. A me mi arrabbia quando andiamo avanti e si vuole terminare la discussione. Discutiamone, poi ognuno ha le sue opinioni, ma Scusa così. Riccardo, poi, al di fuori di questa osservazione bisogna che prendi la parola però, perché io ho la presidenza di questa commissione e quindi ho anche il compito di coordinare l'ordine dei lavori. Allora, mi sembra, e da tutti voi commissari me ne siete testimoni, che non ci sia stata la benché minima ingerenza da parte della presidenza nel dettare determinati tempi. Tutti si esprimono, lo fanno nella massima libertà. È chiaro che ogni argomento ha i suoi temi, non tempi, temi, per cui li state approfondendo, sei tu uno di quelli che vuole entrare proprio nel maggior merito della questione e non è un problema, lo facciamo sempre, senza nessuna difficoltà. Permettimi di farti notare se c'è bisogno in qualche caso di accelerare un po', no? Perché mi sembra che si sia esaurita la discussione su quel punto lì. Solo Ma questo. Dopodiché. pazienza, Jacopo, sono d'accordo, però io, siccome non sono uno che, cioè, fra virgolette, io mando avanti i lavori quando c'è qualcosa che non mi quadra, lo voglio capire, poi magari sbaglio, non lo so, No, però non è che sbagli, ma io parlo, andiamo avanti, mi lasci dubbi, no? Invece la spiegazione tecnica di Fabrizio, sentire anche quella di Simone, va bene, ci si riflette e si va avanti, però almeno siamo arrivati a un compimento, no, del lavoro. Si va avanti, avanti, uno resta sempre con il dubbio, resta sempre, almeno ora ha le idee più chiare e ci riflette. sì, ma Dio bene, voglio dire, mi sembra che lei che vi No, ho venga capito, mi su sbarra su questa questo. osservazione, io non ho mai detto nulla, lo sai. Un'ora che si è cominciato, si è fatto due osservazioni, non è che faccio notare il problema. Se serve il tempo, si piglia il tempo. Basta, fine. Mi sembra che. Allora,
Osservazione 300. Si parla di un terreno che ricade in zona Bocchette, inserito in zona F2 in fase di adozione, attrezzature pubbliche di interesse personale. Sostanzialmente viene fatto presente che questo terreno è almeno in parte di pertinenza di un'abitazione e quindi si chiede di escluderlo sostanzialmente dalla previsione della zona F2, quindi un po' simile a quella che abbiamo visto alla Badia prima, un cittadino che ci dice toglietemi il terreno da una previsione pubblica perché costituisce il giardino della casa. L'osservazione è parzialmente accolta nel senso che l'ufficio ha valutato che una parte, diciamo, possa essere esclusa, quindi un po' similmente a prima, Stefano ora ce la fa vedere. Questa è l'osservazione. E la parte richiesta è questa. Stato adottato, piano operativo adottato, e piano operativo dopo le modifiche. Si tratta di quest'area qua. La richiesta è stata tolta quell'area lì. Sì. La richiesta era fino qua. Vedete, sostanzialmente è stata accolta in parte. Nella richiesta si formava una specie di dente, no? Interno all'area, e sostanzialmente l'ufficio ha valutato di tagliare, no? il confine qui in modo tale che si mantenga un'omogeneità di previsione nella F2. Vedete, questo resta, diciamo, questo, insomma, una figura geometrica che ha una sua omogeneità e quindi che consente poi una previsione progettuale. Qualcuno vuole intervenire? Possiamo andare avanti. Allora, osservazione 307. Allora, il terreno di cui al mappale 2930 nel regolamento urbanistico è inserita in area edificabile di nuovo impianto, precisamente area 2, zona artigianale del secco. Gli interventi sostanzialmente loro chiedono di poter ricollocare l'intervento non attuato scusate un attimo che devo. Allora, qui c'era un vecchio ci dicono che c'era un vecchio piano particolareggiato. Nel termine di 5 anni non è stato realizzato. Questo terreno è esterno al limite urbano, però loro chiedono sostanzialmente di poter inserire queste aree all'interno di una scheda norma e per poterle appunto per poter realizzare quel piano che non è stato realizzato 5 anni fa, questo nella in precedenza. E l'istruttore è negativa perché la richiesta comporta impegni di suolo esterni al perimetro del territorio urbanizzato in contrasto con la legge e col piano strutturale. Scusa, per farla breve, si tratta di una previsione di trasformazione non attuata in territorio rurale. Esattamente. Riccardo, no, volevo dire dove sarebbe questa area qui? Si può Siamo vedere? Nella zona artigianale del secco. Questa è l'area. E su Google. Io le leggo male.
Si vede. Questo. Osservazione. Area interessata. Ok. Grazie, Piero. La 300. 307. Sì. No, 309. 307 è quella che abbiamo appena 309. Fatto. 309. Sì, no, questa è la disper, è di quella da 307. Bene, 309, sì. Allora, siamo in via del termine e siamo in un'area inserita nella zona SD1.1. E sostanzialmente l'osservante ci dice che diciamo, le aree che abbiamo inserito in questa scheda sono molte, di molti proprietari diversi, e non c'è neanche sempre una contiguità, e quindi intanto pongono questo problema, cioè di una previsione troppo complessa. Poi pongono un problema anche sulle misure di mitigazione e compensazione, perché insomma ci fanno osservare che ci potrebbero essere delle difficoltà nell'allargamento di via del termine ai fini della pista ciclabile, e poi sostanzialmente si conclude dicendo: per rendere attuabile la riqualificazione dell'area si chiede di consentire ai proprietari di poter eseguire interventi diretti sui singoli lotti, svincolandoli dal progetto unitario. Quindi la richiesta è, rispetto a una scheda norma che appunto riguarda diverse proprietà, di consentire interventi diretti con misure perequative, diciamo, legate a ogni singolo intervento. È stata accolta parzialmente, vediamo in che termini. Fabrizio? Oh, dimmi. Dicevo, questa è molto complessa, no? Come osservazione. Ti ricordi, è quella di via del termine. Vuoi magari spiegarla a te? Sì, dunque, perché qui il problema, sapete che questa è una delle operazioni un pochino più complicate del piano operativo, no? Perché c'è questo piano di recupero un po' particolare che coinvolge diverse aziende. Ora, ce ne sono un paio, questa qui di preciso che cosa chiedeva Simone, perché io vedo, siccome vedo due cose, no? Non capisco quale devo... Cioè, voi vedete due documenti? Sì, a sinistra c'è l'osservazione, a destra la scheda norma. Ah, ok, quindi in un caso ci chiedevano semplicemente, non so se è questo, di riconoscere che un'area era pertinenza privata e che di un edificio e che quindi doveva in qualche maniera... Questo è un cittadino che ci dice: separate i nostri destini perché la scheda è troppo complessa. Okay. Vabbè, il problema è che in questa fase, sì, e noi come gli abbiamo detto, non accolta, se non per penso qualche... Parzialmente accolta. Ma credo che il parzialmente accolta, poi provi a scorrere la scheda, quella modificata, avanti, fermati. Secondo me gli abbiamo dato più flessibilità di natura funzionale, vai proprio, torna un po' indietro. Allora, intanto abbiamo inserito qui, fermati un attimo Stefano, intanto abbiamo inserito, lo leggo che si fa prima, è ammessa anche l'attuazione per parti inferiori a quella complessiva precedentemente indicata, purché le superfici interessate interessino almeno il 25% della superficie territoriale totale, in questo caso la realizzazione e cessione di aree per lo spazio pubblico indicate dal PO dovranno essere calcolate in forma proporzionale per una quota parte calcolata secondo la percentuale di superficie territoriale interessata.
E poi abbiamo aumentato leggermente la superficie fondiaria per le trasformazioni. Quindi sostanzialmente, siccome la richiesta fondamentale del cittadino era separate i nostri destini perché è un intervento troppo complesso, noi gli rispondiamo in parte sì, nel senso che vi diamo la possibilità di realizzare questa previsione anche per parti, però la parte deve essere almeno un quarto della previsione iniziale, perché un'eccessiva parcellizzazione di questa previsione urbanistica finirebbe per fargli perdere qualsiasi tipo di, diciamo così, di connotato positivo per come è nata. Sì, l'unica cosa notavo che interessante, interessino, forse una delle due si può levare, purché le superfici interessino almeno, secondo me parlano italiano, sono uguali. Infatti, scioglietela un po', Fabrizio, scioglietela un po' TR. che anche. Una domanda, Fabrizio, in questo caso, come dice Riccardo, lo stavo per dire anch'io. In questo la realizzazione, in questo caso, ci va messo caso dopo questo. E volevo per il... fare una domanda, scusate, questa previsione, no, allo stato attuale, è chiaro che coinvolge diverse proprietà, no, anche. Sì. Fabrizio, dimmi un po' se... ecco, la ratio mi sembra che sia centrata, no? Cioè fare in modo che gli obiettivi siano garantiti pur in una logica d'attuazione temporalmente dilatata nel tempo. Perché secondo me, tra l'altro, c'è anche un altro aspetto, questa previsione qui è effettivamente complessa, ovviamente di merito, nel senso che se attuata è una gran cosa, però sarebbe bene che non decadesse. Non so La come dire. decadenza quinquennale purtroppo noi non ci possiamo fare nulla, nella disciplina delle trasformazioni ci sarà fra 5 anni da vedere cosa è successo e eventualmente reiterare la previsione. Confermata, certo, sì, può essere confermata, Anche però perché sarebbe. magari appunto dando l'attuazione per parti, Ecco, magari capito? poi... Dico, sarebbe importante che magari ci garantissimo almeno l'innesco, capito? Ecco, del Sì, processo. ma vabbè, metti che... Ne parta una parte fra 5 anni e la parte che è partita la trasformi appunto in un dato di fatto e reiteri per le parti mancanti, magari sono più frazionate, quindi magari puoi fare anche un ragionamento un pochino più puntuale rispetto a quello che siamo riusciti a fare in questa sede. Ecco. Alberto. Credo una riflessione la faccio con voi. Purché le superfici interessate interessino almeno il 25% della superficie territoriale totale, mi sta bene, va bene, da raggiungere anche con più particelle contigue, ovvero per evitare il macchia di leopardo, no? Nel senso, si attua. Certo, hai ragione, va messo. È chiaro, no, quello che ha detto Alberto? Sì, lo Giusto. sto già scrivendo. Giusto. Raggiungere con l'impegno di più particelle catastali purché contigue. Ok? Corretto. Ma Sì. io voglio dire una cosa anch'io. Scusa Riccardo, prima di farti parlare, da raggiungere anche con più particelle catastali, cioè può essere anche una la particella, ovviamente. Sì. Esatto. Scusa Riccardo. Io voglio capire, che magari ci siete più dentro. Io tanto mi sembra che io invece sono mi trovo in disaccordo col 25%. Sarò ostinato nelle mie idee. Cioè, il 25% è tanta roba, quindi se esistono alcune, cioè non capisco perché se lì alcune vogliono fare un cambio di destinazione, se non c'è il 25% non possono farlo. Non capisco perché. Perché bisogna raggiungere il 25% di tutto Perché se questo. no dovresti evitare di me, cioè te stai dicendo lasciamoli liberi di ognuno agire per conto suo. Certo. Beh, ma allora va levata la scheda norma e va fatto un ragionamento diverso, perché noi qui gli chiediamo comunque un minimo di spazi pubblici, no? E anche di misure compensative, mi sembra, no? Nella Ma scheda. io capi sì, ho capito Fabrizio, però voglio dire,
Cioè, ma là dov'è che gli si è parzialmente accolta questa osservazione qui? Dov'è che si Perché accoglie? prima era prima doveva essere un unico intervento, tant'è che addirittura era prevista anche l'ipotesi del piano attuativo di iniziativa pubblica, cioè il comune che lo fa lui per tutti. Vedi? Ogni scheda è unità minima di intervento, non ce lo dimentichiamo, cioè, no, capito? Quindi questa è una deroga che noi introduciamo alla scheda, perché altrimenti se no, si mettono tutti d'accordo, lo fa il comune per tutti. Invece stiamo dicendo entro certi limiti potete anche non mettervi perché può succedere, facciamo anche un'altra ipotesi. Sono tutti interessati a partire, ma non si trovano d'accordo sulle modalità di intervento. Mi segui? Possono anche decidere di fare più. Scusa un attimo, sì? Pronto? Dimmi Fabrizio, scusa. Dicevo, questa formula normativa che abbiamo introdotto può essere utile perché può succedere, per esempio, nei comparti che magari sono tutti interessati, ma non si trovano d'accordo in termini economici o in termini di impegni, no? Di accordi contrattuali, no? E quindi magari un comparto non parte perché non perché non ci sia l'interesse, ma perché non c'è l'accordo tra le parti. Mi segui? Questa formula qui potrebbe anche consentire, non che uno parte e l'altro no, ma addirittura appunto che ci siano anche che questo comparto si attui con tre o due interventi diversi. Mi segui? Quindi è fatto perché questo possa succedere, però un limite, dovendo poi esserci una dimensione convenzionale, noi gli chiediamo di adeguare e migliorare la via del termine e di riqualificare la fascia a verde lungo il fiume. È chiaro che sotto un certo limite dimensionale, infatti è per quello che ho accolto favorevolmente il discorso della contiguità, perché è inutile che uno mi adegui via del termine per un pezzettino e basta, no? Cioè non ci faccio quasi nulla. Invece se comincia a essere un pezzo importante, nel lungo periodo me lo ritrovo, capito? Quindi per fare quello che dici te dovremmo eliminare la previsione e ricondurlo a un'area produttiva normale dove facciamo fare gli interventi normali. Qui invece abbiamo detto, questa è un'area che ha comunque delle criticità, perché è un'area produttiva sostanzialmente sorta casualmente in area agricola, su una viabilità che ha enormi difficoltà e un fosso che noi vogliamo riqualificare, introduciamo questo strumento attuativo dicendo, guardate, voi lì ci potete anche rimanere come area produttiva e vi diamo anche una premialità, però se in cambio fate alcune cose. Il rovescio, cioè quello che dici te, è dire no, vabbè, andiamo per scontato che queste sono ormai situazioni consolidate, ognuno fa l'intervento per conto suo, ma è un'altra cosa, capito? Proprio da un punto di vista progettuale, dico. Sì, io segnalo solo che gli abbiamo dato un incremento volumetrico, vedete, specifico nella scheda, 30%, quindi è l'incentivo, diciamo, che la scheda dà, la ragione per la quale, no, poi c'è l'elemento perequativo, tutto qua. Allora, vado avanti, osservazione. 313. Allora, osservazione 313, siamo in via Terapezzina, ci viene segnalata, c'è una scheda esistente, la TR 4.1, area di via Terapezzina, località Frati, ci viene segnalato un errore nell'individuazione dei mappali e un errore materiale nel paragrafo che descrive l'intervento. L'osservazione è stata accolta. Quindi io direi, Stefano, qui possiamo mostrare direttamente le modifiche sulla scheda. Sì. Quattro Che scheda è, Stefano? punto TR 4.1. Corriamo. Vedete, torna su Stefano, scusa. Allora, ora la sintesi forse non era chiarissima da questo punto di vista.
C'è anche un ampliamento, mi pare di vedere, della superficie fondiaria. Sì, perché ci dicono loro che la superficie è quella, quindi diciamo l'adeguiamo. Perché si stiamo parlando di un edificio esistente, giusto? No, questo è un'area edificabile, normale, TU4-1, quella che sto vedendo io, eh. C'è un edificio esistente, questa è un'area edificabile, è un piccolo, è un lotto, diciamo, però è più grande di dimensione, vedi? Rispetto a quello che noi avevamo misurato, cioè il lotto catastale misurato è più No, grande. ma qui scusa Fabrizio, ora la Piano. riguardiamo meglio, scusa Riccardo. Qui c'è una diminuzione del parcheggio, no? Lo vedi? Sì. Quindi stiamo facendo una scelta, no? Che è quella di aumentare la superficie fondiaria, no? Quindi, però, se mi ricordo bene, c'era un motivo oggettivo che però Aspetta. dobbiamo spiegare bene alla commissione, tutto qua. Ecco. Scusa un momento. Ma perché? Aspettate, perché a me mi torna che sia quella. TU avevo preso invece di TR. Ah, ecco che allora. Infatti mi tornava che fosse quella. Non... Questa TR4.1. È questa. Ah, ma questa è la fornace. Ah no, è quella piccolina piccolina. No, è quell'intervento molto piccolo che prevede semplicemente. Sì. Sì, ma Infatti possiamo vedi che fare qui vedere, scusate, facciamo vedere le modifiche della scheda. Scorrile, Stefano. è stato solo corretto il catastale che era sbagliato, infatti. Questo volevo far vedere. Infatti. Ma scusate, io vedevo un'altra scheda, eccolo, vedi? Punto. Non c'è nessun'altra modifica, ok? C'è una No. modifica di mappa. Liscia questa, va bene. Infatti mi tornava anche a me. Poi, osservazione 315. Allora, la richiesta comporta il parto dell'istruttoria per poi semplificare l'illustrazione. C'è una richiesta di impegno di suolo inedificato esterno al perimetro del territorio urbanizzato in contrasto col piano strutturale e con la legge regionale. Siamo a Capezzano, in via del Paduletto, via Italica, e qui c'è poco da fare, insomma. La richiesta non è accoglibile per ragioni, diciamo, di conflitto col piano. Dopodiché, si rileva, vedete in fondo all'istruttoria, che la proposta però riveste in termini generali contenuti coerenti con gli obiettivi di governo del territorio e quindi è una di quelle che secondo noi un domani in un procedimento di revisione contestuale del PS e del PO può essere rivista perché si tratta di un'area. Appunto in via del Paduletto, dove si propone la realizzazione di un parcheggio da convenzionarsi con il comune, che può anche, diciamo, implementare il numero di posti auto intorno a Piazza degli Alpini e ovviamente e si tratta poi di un appunto di un'area che insomma che riguarda un'azienda e quindi ovviamente insomma ci viene segnalato che l'osservazione andava anche nella direzione di tutela dell'azienda. Magari guardiamo la scheda norma in modo che si possa capire meglio rispetto all'illustrazione che ho fatto. Cioè la scheda Cioè, norma, l'osservazione, chiedo scusa se si può guardare l'osservazione. la localizzazione, questa è l'osservazione, questa a sinistra. Sì, esatto. E la localizzazione ora appena caricata si trova. Ecco, infatti ora, prima di parlare, volevo capire se era quella che mi ricordavo. Cioè loro qui hanno fatto una proposta interessante perché in realtà la loro area incrocia quella anche una parte anche di area, diciamo, dove è prevista l'alternativa la viabilità di raccordo fra la via Italica e la zona delle scuole, no?
cioè quella strada, diciamo, locale che dovrebbe sostituire, diciamo, l'idea della variante sarzanese originaria, quella che per capirsi parte da Via Italica sul lato interno di Capezzano e raggiunge il polo scolastico e poi attraverso la ricucitura con la viabilità esistente va anche oltre nella direzione di Pietrasanta. I cittadini sono proprietari di un'area che è interessata direttamente da questa previsione urbanistica, di questa viabilità, diciamo, nuova, in parte nuova, e sostanzialmente ci proponevano la cessione dell'area ai fini di agevolare la realizzazione di questa viabilità con l'implementazione del sistema, appunto, con il miglioramento del sistema della mobilità verso Piazza degli Alpini, perché ovviamente questo ci avrebbe consentito di raggiungere meglio il sistema dei parcheggi previsto in Piazza degli Alpini, in cambio ovviamente di una possibilità edificatoria. Quindi la proposta riveste interesse secondo noi, ma ha il limite appunto di essere in contrasto col piano strutturale, quindi potrà essere rivista in una fase diversa. Vedete, ecco, questa è l'area oggetto di richiesta, vedete che incrocia la previsione di nuova viabilità, e che poteva, vedete, concorrere al miglioramento dell'accessibilità sul lato di Piazza degli Alpini in termini anche di parcheggi, per esempio, insomma, di posti auto, oltre che appunto consentirci, diciamo, di realizzare meglio la viabilità di progetto. Quindi la proposta è interessante, secondo noi, ma molto anche, vedete, impegnativa, e quindi va vista. Cioè, la nuova viabilità è quella arancione rossa. Sì. Ma da dove parte? Dalla Via Italica. Ma questo sin Arriva. dall'adozione, Riccardo. Sì, arriva, sì. Va nel mezzo, non ha seguito. Cioè. È una strada esistente, quella che raccorda i due tronconi. Sì, ho capito, ma te hai parlato di viabilità alternativa alla Sarzanese. Riccardo, però non stiamo parlando di No, questa. come interesse pubblico volevo capire se effettivamente è un pezzo che poi finisce lì, non serve a niente. No, allora, l'interesse pubblico secondo noi c'è. Poi, ripeto, non la possiamo accogliere, quindi è più un discorso legato No, al ma lo fatto. volevo capire. Avevo paura. L'interesse pubblico è legato al fatto che quella è un'area, appunto, dove passa un tratto di questa futura strada ed è un'area molto vicina a Piazza degli Alpini e al centro di Capezzano, e quindi, come dire, poteva concorrere a migliorare l'accessibilità su Capezzano, sia in termini di mobilità che di parcheggi. Però è chiaro che, cioè, non è che noi abbiamo espresso un giudizio compiuto, no? Perché non si può valutare una proposta. Si dice solo per il futuro potrebbe anche essere che nasca una proposta interessante, ecco, secondo noi. Però, come ti posso dire, no, noi gli si dice di no in questa fase perché non può essere Sì, che ho questa. capito, ma me la fate vedere su, me la fai vedere dov'è qui su Google? Allora, Siamo. questa è l'area, è il Sì. E punto. dove siamo lì precisamente? Siamo qui. Via Italica, Via Sarzanese. Sì, siamo qui, ma e dov'è la strada per dire? Dove dovrebbe venire? Quella strada che è già nel piano. Ah, questo qui. Si vede? Sì. Comunque, qui l'istruttoria è chiara, nel senso che c'è un contrasto col piano strutturale. Questa è un'area, insomma, che non può essere valutata in questa fase. A noi è parso di poter dire, ecco, che
salvo verificare no, una proposta concreta, però in linea generale non è che secondo noi, diciamo, ragionare di quell'area è contro gli obiettivi strategici del piano, perché c'è un obiettivo legato all'ampliamento della mobilità intorno al centro di Capezzano e un obiettivo legato alla realizzazione di questa strada. Quindi si dice semplicemente un domani chi amministrerà potrà eventualmente rivalutare, diciamo, una proposta su quell'area, poi tutta da capire, tutta da precisare, dal punto di vista anche di quanto si può edificare, degli spazi pubblici, però ecco, non ci sentivamo, siccome l'abbiamo fatto, no? Via via per osservazioni che hanno un certo interesse, non ci sentivamo di escluderla, ecco, perché comunque è un'area che con una progettualità, no, adeguata, misurata, intelligente, può anche, diciamo, realizzare alcuni obiettivi pubblici. Questo poi si tratterà di capirlo in futuro per chi amministrerà, se il cittadino vorrà coltivare una proposta su quell'area lì. Ecco. Tutto qua. Presidente, vado avanti? Prego, prego. Scusate, ma io ho i soliti problemi. Allora, qui siamo nell'elaborato QC attrezzature di interesse generale, standard urbanistici e principali funzioni urbane del piano strutturale, e siamo in via del Secco, viale Colombo, via Bernardini. Si dice che il PO ha previsto in questa zona, in quest'area, un F1, quindi un'area verde pubblico, piazze e spazi aperti attrezzati. E sostanzialmente l'osservante propone una scheda norma che prevede nuova edificazione per una superficie fondiaria di 2500 metri quadrati, con una superficie commerciale di metri quadrati 500, una superficie edificabile direzionale di altri 500 metri quadrati e 725 metri quadrati di spazi pubblici da cedere al comune per verde per 441 metri quadrati e parcheggi 137 metri quadrati. Appunto, siamo al Secco, tra Viale Colombo e Viale Bernardini. La valutazione dell'ufficio è di parziale accoglimento, e quindi vediamola. Questo è il piano operativo adottato. Questa è l'area. L'osservazione. Con le specifiche. Sì, possiamo vedere, scusa Stefano, il O. Vedete, la sostanza dell'osservazione è consentire un intervento edificabile in quel rettangolo grigio, che è circa un quarto, diciamo, dell'area, per poterci, diciamo così, dare la possibilità di avere in cambio tutta quest'area F1. Che noi qui diciamo confermiamo avere una, diciamo così, destinazione F1, quindi un'area verde. Vedete le, scusa, stai sulla scheda, Stefano?
Vedete, la proposta è quella che fa, diciamo, l'ufficio, è di una superficie fondiaria di 800 metri quadrati, di una superficie di spazi pubblici da cedere di 2500 metri quadrati a verde. Vedete, qui è specificato che la superficie fondiaria si concentra nell'angolo nord-est, perché c'è già, diciamo, un tessuto edificato in quel punto, e ci sono alcune prescrizioni, che l'involucro edilizio deve avere parametri plano-volumetrici non superiori a quelli degli edifici contermini, cioè sostanzialmente con un'altezza che stia lì. La destinazione, vedete, sarebbe 500 metri quadrati di commerciale, 500 metri quadrati di direzionale di servizio. Andiamo più giù, l'altezza massima è, se la leggo bene, 9,50, leggo bene, perché ora è un po' piccolo, e ovviamente essendoci una previsione commerciale è stato precisato, come abbiamo sempre fatto, che non sono ammesse mai strutture di vendita. Forse qui manca un alimentare, lo chiedo all'ufficio, la suddetta superficie... Ah, no. È sempre, cioè, proprio non ammessa la media, di qualsiasi tipo, può essere solo esercizio di vicinato. Ma qual è il motivo? Perché una media lì non ci sembrava. Che non ci sta, dai, non ha le caratteristiche per starci. No, lo dico per la commissione, perché le abbiamo escluso l'alimentare, no? Via via sul commerciale. Quindi qui invece... Qui invece tutto. Qui invece tutto, perché evidentemente riteniamo che quell'area non abbia le caratteristiche per ospitare una media, ed effettivamente non ce le ha. E niente, la superficie a destinazione commerciale al dettaglio può essere in tutto o in parte anche realizzata a destinazione direzionale, quindi direzionale e commerciale al dettaglio, con la possibilità per la parte di commercio al dettaglio di essere direzionale. Vedete, tra le misure di mitigazione è prevista anche la realizzazione del verde, non soltanto la cessione dell'area, e la realizzazione di una fascia a verde di ambientazione e corretto inserimento paesaggistico del margine della superficie fondiaria posta su via dei Pini. Quindi c'è un'indicazione, diciamo, di natura perequativa, che è la realizzazione dell'area verde, e una indicazione di natura, diciamo, paesaggistica. Ecco, qui chiaramente l'interesse pubblico c'è, nel senso che l'interesse pubblico è la realizzazione di quell'area verde che era già prevista in sede di adozione. Ovviamente qui quello che la commissione deve valutare è, diciamo, l'equilibrio, la compatibilità di questo obiettivo pubblico con, diciamo, la porzione di edificazione che è stata individuata, perché qui siamo indubbiamente di fronte ad un'area molto delicata che è prospiciente al mare, e quindi questo è soprattutto la valutazione che deve fare la commissione, cioè la compatibilità, l'equilibrio tra la parte fondiaria e la parte pubblica, perché ovviamente l'interesse pubblico è nella realizzazione di buona parte di quella previsione che c'era sin dall'inizio di verde pubblico. Se la commissione valuta che questa compatibilità ci sia, e allora, diciamo, la proposta dell'ufficio va nella direzione giusta. Se la commissione valuta che invece sia meglio, diciamo, non prevedere niente e mantenere una previsione esproprio, è chiaramente, diciamo, ci si allontana, no, dall'obiettivo della realizzazione dell'opera pubblica, perché si carica il comune ovviamente di un costo che dovrà, diciamo, sopportare rispetto anche ad altre previsioni, ad altre scelte che qualsiasi amministrazione che deve governare ovviamente dovrà valutare, e quindi ci si allontana ovviamente a dire di no dalla fattibilità, dalla realizzabilità della parte pubblica, però si, diciamo, si preserva maggiormente anche quel rettangolo di territorio. All'ufficio è parso che questa proposta sia equilibrata,
quindi si è sentita l'ufficio di accogliere parzialmente diciamo, la proposta. Vi faccio anche presente una differenza fondamentale, cioè mentre il cittadino la proponeva, diciamo, la cessione della parte pubblica nella chiave della realizzazione di una rotatoria molto ampia, diciamo, la proposta che fa invece l'ufficio è quello di una previsione a verde, e quindi confinando eventuali interventi sulla viabilità al di fuori di quest'area. Naturalmente è una previsione che ove la commissione dovesse, insomma, il Consiglio Comunale dovessero approvare, sarà molto, diciamo, oggetto di grande attenzione da parte della soprintendenza, perché ovviamente siamo in un'area, insomma, che guarda il mare sotto il vincolo paesaggistico, e quindi, insomma, vedremo anche cosa dirà la soprintendenza, se la commissione eviterà di valutarla positivamente. Questo è quanto. Io intanto nutro seri dubbi. Secondo, a me non piace niente questo accoglimento di questa osservazione, perché interesse pubblico ne vedo poco o niente, e mi sembra che qui il territorio si tuteli poco. Abbiamo tanto a cuore la tutela dell'ambiente, eccetera, e qui su un'area così delicata. A fare un intervento di questo tipo, 800 metri quadri di costruzione, una rotonda addirittura che fa ridere. No, la rotonda però, anzi, io Non c'è, scusa Riccardo, bisogna. sulla rotonda mi sono opposto subito, Simone lo sa, ho No, avuto anche perché una vedo qui figura di c'è una giudizio. rotonda. Lui dice, ma noi non l'abbiamo prevista. Scusate, io ora non voglio interrompere Riccardo, ma almeno quello che ho detto. Teniamolo Sì, ho fermo, capito. cioè lo vedi, ce l'hai davanti a te. Qui si prevede No, un'area verde. fermo un attimo. Ora c'è un'area verde, ma non si prevede perché voi altri nel piano triennale avevate inserito la costruzione di una rotonda lì. Ma non in quell'area lì. Sì, era in quell'area lì. No. Era in quell'area lì, se non mi sbaglio. No. Ah, mi sbaglio. Era sull'incrocio, ma non su quell'area lì. Scusa, Ah, era sul Riccardo. croce, vabbè, quindi rotonde, lì tutte le rotonde, vabbè, insomma, quell'area, anche la zona, via, non sbaglio io, forse era Sì, questo sull'incrocio, sì, è sì. vero. Ma io non ci rivedo l'interesse pubblico neanche nella parte perequativa, quindi per me, voglio sentire anche come la pensa Alberto, io la trovo più utile l'esproprio. Allora l'interesse pubblico c'è, perché se no l'esproprio lo faresti, cioè te valuti che non abbia un equilibrio adeguato, via, per Sì, no, capire. ce l'ha assolutamente. Ok. No, perché non si può dire che l'interesse pubblico non ci sia, perché quello c'è una previsione di esproprio, quindi l'interesse pubblico c'è. Sì, no, no, va bene, ho sbagliato il termine, non ci trovo la convenienza economica. Volevo Ma la sentire anche quell'altro. convenienza economica, scusa Convenienza Riccardo, la economica c'è, convenienza guarda, io vorrei. cioè, del privato o dell'amministrazione? dell'amministrazione, ragazzi, ma cos'è quello che, cioè se io esproprio quest'area qui, cioè, lì intanto non ci costruisco quasi 1.000 metri e No, ma tutelo. scusa Riccardo, io lo dico solo perché sia chiaro anche per chi dovesse. Allora, la previsione prevede che a fronte di un'edificabilità di 800 metri quadrati, va bene, in quell'angolo lì, il cittadino realizza un parco di 2500 metri quadrati. Quindi non si possono dire alcune cose, a mio giudizio, è la mia opinione. Non si può dire che non c'è l'interesse pubblico, perché l'interesse pubblico c'è ed è legato alla previsione di parco che abbiamo messo in fase di adozione. Non si può dire che non ci sia la convenienza economica, perché un progetto di parco pubblico di 2500 metri quadrati da realizzare a carico del privato, a fronte di un'edificabilità che è un terzo del parco, un quarto, scusa, del parco di 800 metri quadrati, l'interesse dal punto di vista della perequazione ed economico c'è. A mio giudizio, l'unico aspetto discutibile, lo dico con onestà intellettuale, cioè si possono avere sensibilità diverse, è, diciamo,
L'aspetto è di natura paesaggistica, cioè inserire in un'area che è davanti al mare una previsione di quel tipo. All'ufficio, e io mi sono sentito di questa, diciamo, questa impostazione di condividerla, è parso che in questi termini la proposta sia compatibile sotto il profilo paesaggistico e ci consenta di realizzare un'area verde importante. Però su questo ci possono essere sensibilità diverse, cioè la Commissione può anche dire, amor di Dio. Ma non ha senso neanche farci il parco pubblico lì. C'è già il parco di Bussola domani. Al limite, nella perequazione, aveva come una logica fare un parcheggio, che lì c'è carenza di parcheggi in quell'area. Quello poteva avere un altro senso. Certamente un parco pubblico lì, io non ce lo vedo. Ma io non sono un ambientalista, lo dico tranquillamente. Io però sono per tutelarlo, ma non un ambientalista radicale. Però in certe aree, io ci vedo qua, lì non ce lo vedo assolutamente, un parco pubblico non serve a nulla. Servirebbe più che altro un parcheggio di 2500 metri. Se realizzano un parcheggio di 2500 metri, ritrovo l'interesse pubblico. Il resto per me zero. Vabbè, io scusa Fabrizio, segnalo solo che la previsione del parco era in sede di adozione. Ecco, tutto qua. No, Ho capito, ma si può anche rivedere. ma per l'amor di Dio. Però posso dire Capito, posso quello che è stato fatto è oro colato. No, faccio presente che i termini della discussione sono quelli E io faccio dell'osservazione. presente che non ha senso dare 800 metri a costruire per avere 2500 metri di parco che non serve a nulla. Allora, la valutazione che ha dato l'amministrazione sin dall'inizio, ma questa noi la confermiamo, è che invece lì un'area verde, come dire, che crea anche un vuoto positivo urbano Le macchine si parcheggiano una nell'ambito sopra l'altra. dell'edificato, invece sia utile e componga quel sistema di aree verdi che qualifica l'Ido di Camaiore anche sul. Tutte aree verdi da mantenere, tutte aree verdi che poi vedo come vengono mantenute le aree verdi, che sono un costo e non servono a niente. Queste aree verdi diventano sgambatoi e invece le macchine non si sa più dove parcheggiarle, tant'è che tutte le domeniche fate le multe da tutte le parti. Anche all'interno del Lido, perché la gente non sa dove parcheggiare. No, per l'amor di Dio, è rispettabile quello che dici. Noi abbiamo dato una valutazione diversa Alberto, te cosa pensi? dell'opportunità che c'è su quell'area lì, anche perché ecco, quell'area oggi ha delle caratteristiche, se si va su Google, che vanno anche nella direzione di una riqualificazione nel senso di un verde Ma pubblico. fate un bel parcheggio tutto circondato dagli alberi, è bellissimo. È No, molto bello. noi la vediamo diversamente da questo punto di vista. Appunto, sì. Parco, Simone, parco che intendi? Va capito in sede progettuale, non è che ora noi possiamo fare il progetto. Sgambatoio. No, non lo so. A me sembra che noi abbiamo alcuni vuoti urbani lungo diciamo, il Viale a Mare, no? Uno è quello rappresentato dall'area a confine con Pietrasanta, dove noi abbiamo previsto fatto una previsione turistico-ricettiva, ma poi abbiamo anche fatto in modo nella scheda norma che quella previsione turistico-ricettiva si collochi, diciamo, in adiacenza al panoramici con delle caratteristiche tali da mantenere un vuoto, no? Quindi un cono visivo sulle acquane, eccetera. Poi abbiamo il parco di cui discutevamo prima, che è quello importante in quella zona dell'ex area Benelli, dell'area da lunga. Poi abbiamo quest'area che oggi è un vuoto urbano. A noi sembra che la qualità del litorale di Lido di Camaiore si gioverebbe di un'area verde progettata in modo adeguato e non di un parcheggio, nel senso che le macchine vanno messe, ma vanno messe. Andrebbero le automobili tenute, no, un po' più No, le automobili non lontani. vanno usate. Le Sono automobili andrebbero nei parcheggi grandi. I parcheggi grandi vanno fatti, diciamo, il più possibile alle spalle, no, delle zone più frequentate. Poi con un sistema anche di mobilità moderno andate la domenica al Lido. consenta degli spostamenti semplici. Però ecco, un grande parcheggio sul mare, secondo, a parte non so Ma ci andate la domenica al Lido? Alberto. Andate la domenica al Lido? Ma vi faccio questa domanda, perché mi sembra che viviate fuori dal mondo.
No, io ti dico che i grandi parcheggi pubblici non vanno fatti sul mare, secondo me, ma è una visione urbanistica, eh. Secondo me i parcheggi pubblici No, grandi un vanno parcheggio fatti lì non serve, tanto avete fatto più l'area verso per monte, più verso fare concerti monte. e le auto e non ci sono i posti per i parcheggi. Hai capito? C'è anche l'area vicina di Gustavo Romano e non ci sono i parcheggi, vanno, le macchine vanno portate al Camaiore, tanto il servizio non garantite, come dite, le macchine quando si va in Candalla non ci vanno portate e non fate navette, non fate nulla, non ci sono parcheggi e fate tutte le domeniche le Riccardo, do la parola a Scusa, Riccardo. Al scusa se ho sbagliato, se ho deviato. Io, sì, grazie Presidente. Io rimango un po' perplesso perché una cappellata l'abbiamo già fatto con le colonie, no? Che erano lì davanti. È una grossa cappellata quella che abbiamo fatto, che fecero, però da Camaiorese, eh. Però io ragiono, a me mi garba ragionare nel futuro, no? Anche a medio-corto termine. Lì vicino c'è l'Arlecchino, che è fonte di un progetto ambizioso, auspico di presto realizzo. E perché privarci della possibilità di sfruttare quell'area lì accorpata col progetto ambizioso dell'Arlecchino? Prevedendo anche magari un sottopassaggio, un collegamento diverso da quello che è l'esistente. Quindi, secondo me, in un'ottica di valorizzazione di quello che sono i beni comunali e nel valorizzare anche i coni visivi, come ci auspichiamo dalla redazione del piano strutturale, rimango un po' perplesso su questa specifica area. Di un intervento diretto di una realizzazione di 800 metri quadri edificato per perdere definitivamente la possibilità di valorizzarla veramente quell'area lì. Ripeto, perché no, accorpandola con l'area dell'Arlecchino che è tutto un divenire. Questa è la Ma mia che ci valutazione. vedresti te lì, Alberto? Scusa. No, che ci vedrei tante cose come niente, come Simone dice un parco, ma non lo sa, si vedrà in fase progettuale. Io secondo me ce la vedo bene lì una cosa anche collegata con l'Arlecchino, Fabrizio, dipende da quello che è la potenza dell'Arlecchino, anche una galleria sotterranea, no? Sostanzialmente che collega le due situazioni. Perché se si ragiona semplicemente del nostro orticello e del nostro lottino di terreno, si va poco lontano oggi come oggi. Io dico, avrei dei sogni più belli, avrei delle ambizioni più belle di un semplice fabbricato di 800 metri quadri. Lo collegherei all'intervento dell'Arlecchino, ce lo vedrei bene, siamo vicini, siamo di Quindi due aree invidiabili. te saresti per lasciarla a verde, sostanzialmente. Io in questa fase qua, sì, sottoposta a esproprio e poi ce la, me la giocherei con un bellissimo progetto di valorizzazione abbinata all'Arlecchino. Io Me la fate vedere sul volo? vorrei dire una cosa su questo. Allora, sono abbastanza d'accordo con quello che dice Alberto, pur nell'indeterminazione tutta naturale per il momento del progetto, delle idee iniziali, insomma, che ci sono sull'Arlecchino, sia per la localizzazione dell'area, cioè la vicinanza all'Arlecchino, sia anche se non fosse stata vicina all'Arlecchino, perché effettivamente quell'area lì, come poche altre, è una delle ultime che non è occupata. Cioè, ci sono alcune aree, in sostanza, in cui l'amministrazione, anche con la pianificazione, e l'abbiamo vista nella sua visione di insieme in sede d'adozione, ha scelto di, come dire, destinare anche alle funzioni di parcheggio. Questo così risponde un po' anche a quel che dice Riccardo. Cioè, noi ora vediamo le osservazioni sulle aree, no? Ma su tutta la parte dall'Arlecchino va al confine con Pietrasanta del Viale Bernardini, ci sono anche delle previsioni piccole o grandi o più grandi che impegnano delle aree attualmente libere in zone a parcheggio.
Ecco, allora lì bisogna uno sguardo d'insieme, secondo me, perché queste aree vanno combinate con degli elementi che quei vuoti attualmente esistenti li mantengono tali. Ecco, io qui probabilmente sarei piuttosto cauto, nel senso che frammentare quel lotto lì che è, come dire, ben circoscritto, da una parte da un albergo, dall'altra da 3 strade. Frammentarlo con un volume in cui si dà la possibilità di collocare una funzione commerciale anche poco inserita rispetto al contesto locale, io non credo che sia un'operazione che ci torna tanto comodo. Ecco. Questo indipendentemente anche dagli adeguamenti infrastrutturali che necessiterà quell'area lì, nel caso. E anche rispetto, ripeto, al progetto dell'Arlecchino, per cui è immaginabile magari una connessione, però più che connessione, diciamo, funzionale, forse di continuità di riqualificazione, per cui effettivamente quell'area lì la immagino comunque che continui a essere libera dall'edificazione. Allora, io, Presidente, vorrei dire questo. Come il Consiglio Comunale ha votato un atto di indirizzo, no? Sull'Arlecchino, che prevede appunto un impegno, diciamo, della pluriservizi e del comune nello sviluppo di una progettualità che possa anche intercettare finanziamenti pubblici, insomma le opportunità collegate, diciamo, alla fase che stiamo vivendo. Siccome capisco bene quello che viene detto, cioè che potrebbe anche essere che quell'area diciamo acquisisca una funzione anche legata a un progetto di recupero dell'Arlecchino, diciamo, questo lo dico io all'ufficio come assessore, diciamo, mi sento, ecco, di accogliere questo supplemento di riflessione e mi faccio carico io, assieme all'ufficio, di poi restituire alla commissione, diciamo così, qual è la proposta istruttoria definitiva dell'ufficio, nel senso che qui chiaramente le componenti, diciamo, di valutazione politica sono premianti su qualsiasi considerazione di ordine tecnico, nel senso che dal punto di vista tecnico, salvo, diciamo, il giudizio della sovrintendenza, quello che proponiamo è fattibile. Le valutazioni invece che, diciamo, sono state fatte negli ultimi due interventi sono valutazioni di tipo politico, che però hanno un loro, diciamo, perché e che quindi meritano un approfondimento. Questo però, ecco, non ci deve, diciamo così, far perdere di vista una cosa, lo dico con riserva, ripeto, di approfondimento e di ritorno in commissione su questa osservazione, cioè che l'idea che è nell'adozione di acquisire alla proprietà pubblica quell'area va nella direzione che dite voi. Quindi ogni proposta va vissuta, ecco, anche da questo punto di vista, cioè se si ritiene che quell'area possa avere una progettualità, diciamo, sviluppata insieme a quella dell'Arlecchino, a maggior ragione, no? Più ci dotiamo di strumenti che ci aiutano, no? Ad acquisirne la disponibilità, meglio è. E quindi in questo senso l'istruttoria era quella che avete visto, cioè agevolarci nell'acquisizione della proprietà dell'area. Capisco che un vulnus si crea, no, nella proposta che è stata fatta, perché è chiaro che nella proposta che è stata fatta un quarto di quell'area la perdi. Proviamo a rivalutare se questo obiettivo pubblico possa essere conseguito, diciamo, in un'ottica che è quella che guarda in questo momento all'integrità totale di quell'area, no? In relazione a una progettualità che può essere sviluppata con maggiore attenzione rispetto anche al tema dell'Arlecchino. Però ecco, poniamocelo questo problema, no? Cioè di dotarci di strumenti che quell'area ci consentano di, come dire, di acquisirla nel modo più semplice possibile, perché poi l'Arlecchino è di proprietà pubblica, quell'area lì no,
E quindi se sviluppassimo una progettualità legata all'Arlecchino, poi no, ci troveremmo di fronte appunto ad una proprietà di terzi che per l'amor di Dio si può fare anche l'esproprio, ci mancherebbe, però ovviamente con costi aggiuntivi. Quindi mi prendo, diciamo, il compito di rivalutare l'istruttoria, posto che l'istruttoria chiaramente risente di una discussione politica inevitabilmente. Ok? Posso aggiungere una cosa, Simone? Sì, vi ricordo, premesso che è condivisibile tutto quello che è stato detto, e peraltro aggiungo sul piano tecnico c'è molte meno difficoltà non accoglierla, penso con l'istruttoria regionale, no? E con la conferenza paesaggistica, non accogliere questa osservazione, no? Vi ricordo peraltro che ne avevamo già discusso anche in avvio del procedimento, perché i proprietari avevano fatto già una manifestazione di interesse che a quel tempo noi riteniamo tutti ricevibile, sia sul piano tecnico che sul piano politico, perché addirittura prevedeva di edificare su più di metà di quell'area lì, no? E non fu, e quindi quella manifestazione di interesse non fu neanche presa in considerazione nell'elaborazione del piano, e tant'è che in fase di adozione fu messa tutta a verde pubblico. Ora, in effetti, diciamo, le condizioni, diciamo, per interventi di natura, tenete conto che ho fatto ora così un conto ad occhio di quanto può costare l'esproprio pur nudo e crudo di quell'area, ma oscilla fra i 200 e i 250 mila euro il valore venale, diciamo, di quell'area lì, quindi non è proprio, come dire, una balzecola, no? Per il costo di esproprio. Però probabilmente, diciamo, penso, ora è uscito per dire il bando sulla rigenerazione urbana della regione Toscana, no? Che istituisce una banca progetti sulla rigenerazione, diciamo, in una prospettiva un pochino più lunga, dove occorre, diciamo, un pochino più di programmazione che non è possibile fare col piano operativo, ma andrebbe costruito un progetto di fattibilità, magari da allegare alla banca progetti della rigenerazione urbana. Magari quelle quantità lì che noi oggi per recuperare gratuitamente l'area, no? Noi le riubichiamo in quell'area. Aggiungo io, sempre, ho sperato fino all'ultimo che l'osservazione ci proponesse un'area d'atterraggio lontana, no? E non Lo lì, stavo no? per dire io, Fabrizio, scusa se ti interrompo, lo stavo per dire io, cioè noi auspicavamo, quando si è messa la previsione d'esproprio, noi auspicavamo che arrivasse una proposta perequativa che consentiva al comune di diventare proprietario di quell'area e anche, perché no, di vedersi realizzata un'area verde, con una parte perequativa altrove, perché ci sono le aree nel territorio urbanizzato. È chiaro che Anche poi al ci si Lido. muove, è anche a Lido. È chiaro che poi ci si muove con un dato di realtà, e la realtà è che c'è una certa fatica dei cittadini a mettersi assieme, no? E quindi c'è la tendenza a ragionare ciascuno nell'ambito delle proprie proprietà. Scusa se ti ho interrotto, ma è per dire che questo noi auspicavamo. È chiaro che la soluzione che era stata proposta alla vostra attenzione era una soluzione, diciamo, di compromesso rispetto a un dato di realtà che purtroppo non ci ha visto in grado di valutare proposte di quel tipo, perché non sono arrivate. Tutto qua. No, però ecco, se invece c'è un orientamento, diciamo, anche generalizzato, direi trasversale, no? Che raccoglie, direi, l'arco costituzionale del Consiglio Comunale per tentare di avviare, diciamo, un progetto di fattibilità che lega quest'area alla rigenerazione urbana dell'Arlecchino, per esempio nel tema della rigenerazione, anche della perequazione tra pubblico e privato, potrebbe essere che quelle quantità possono essere ricavate dentro il recupero dell'Arlecchino stesso, no? Cioè, faccio un esempio: noi gli avremmo dato con questa scheda circa 1.000 metri quadrati fra direzionale e commerciale. Ma per esempio, in un tema di rigenerazione e di perequazione potrebbe avvenire anche il contrario, no? Cioè che appunto quelle quantità potrebbero essere tranquillamente ricavate attraverso la ristrutturazione edilizia e anche la riconfigurazione dell'edificio dell'Arlecchino, che è enorme, insomma, ha superfici ben più ampie dei 1.000 metri quadrati, no? Quindi potrebbe essere anche un meccanismo al contrario in un tema di rigenerazione o di progetto di finanza. Quindi, da questo punto di vista, tecnicamente direi che ci solleva l'ipotesi, ecco, per aggiungere alla discussione, non credo che duri molto la discussione tecnica se l'assessore ci propone di rivedere il parere. Non so cosa ne pensa Manola, no? Su quest'area, perché se ci sono prospettive, peraltro indicate dal Consiglio Comunale, di fare un progetto di fattibilità intorno alla rigenerazione, ben venga lì che ci sia oggi una previsione pubblica per intero
e nei 5 anni vediamo se l'amministrazione si cimenta in un progetto di fattibilità che possa avere gambe magari tra il PNRR, tra tutti i bandi che la regione oggi investe sulla rigenerazione per magari acquisirla, ancorché sia un costo importante, oppure per avviare una forma negoziale per cui la ricaduta potrebbe essere al contrario di quelle quantità sull'allecchino e non lì. Alberto, Volevo dire una cosa, se è possibile, Jacopo. mi fa intervenire Alberto, che è un po' prenotato. Sì. Quest'area qui, insieme all'Arlecchino, come bellezza e strategia, è seconda solamente a Bussola Domani. Quest'area qui è seconda solamente a Bussola Domani. Ecco, in un'ottica di riqualificazione di quest'area qui, che ovviamente deve inderogabilmente comprendere anche la valorizzazione di Piazza Castracani, in un'ottica di intervento generale che prende la piazza dietro, l'Arlecchino, il triangolo davanti all'Arlecchino dove c'è l'edicola e parcheggio, e quindi prevedere dei parcheggi sotterranei o una galleria sotterranea. Ecco, se venisse, sarebbe un sogno, no? Un collegamento o con una passerella sopraelevata o con tunnel sotto con quell'area lì. Starei zitto per i prossimi 10 anni e non direi più nulla su Bussola Domani. Ovvero, io preferirei lasciare indietro Bussola Domani, ma fare quell'intervento lì è il nostro biglietto da visita, cioè. Ne parlerebbe tutto il mondo se riuscisse a fare una cosa di questo genere qua. 200 o 250 mila euro che siano, ma anche 300, in un'economia comunale, come il comune di Camaiore, sono tanti, ma non sono niente in un'ottica di valorizzazione dell'intervento. Cioè, ritengo che sono tutte cose attuabili, non sono cose buttate lì e troverebbe la condivisione, secondo me, di tutto l'arco costituzionale un intervento programmato in questo genere qua. Ma guardate, io queste valutazioni, ripeto, le comprendo e le condivido. Tra l'altro, diciamo, l'atto che ha votato il Consiglio Comunale l'abbiamo votato a luglio, se mi ricordo bene, o addirittura i primissimi di agosto, insomma. Quindi è una novità anche rispetto, diciamo, al lavoro del piano operativo, no? L'atto che ha votato il Consiglio. Quindi sono d'accordo per approfondire, così come è giusto quello che diceva Fabrizio sul fatto che se lo si lega all'Arlecchino potrebbe anche venire fuori che, no, la perequazione la trovi nell'ambito di un progetto più generale che fa parte dell'Arlecchino. Questo poi dipenderà anche, no, da come si concretizza quel tipo di progettualità. Quindi io sono d'accordo, infatti ho detto subito prima che con l'ufficio diciamo rivaluteremo l'istruttoria, perché chiaramente questa è un'istruttoria dove gli aspetti tecnici sono relativi e invece è molto dipende dalla volontà politica. E d'altra parte, insomma, sulla funzione pubblica di quell'area noi avevamo già dato, no, ampie garanzie nella fase di adozione, nel senso che abbiamo inserito per la prima volta che quest'area venga acquisita, insomma, alla proprietà pubblica. E quindi non si fa altro che confermare quella previsione che c'era in fase di adozione, ecco. Roberto? Io volevo dire che la nostra valutazione è stata fatta sulla base delle osservazioni, è già stata modificata perché l'osservazione, come vedete, prevede una rotatoria che ne abbiamo discusso fino all'infinito. Una rotatoria sul viale a mare non è proponibile, cioè se si va da Massa fino a non so dove, io non ho mai visto su un viale a mare una rotatoria. Quindi, una volta venuta meno la rotatoria, tant'è che sul disegno qui non abbiamo noi indicata perché abbiamo messo parcheggi e verde. È chiaro che il discorso che avete fatto di legarlo all'Arlecchino mi sembra che sia sensato, anche perché andando verso Pietrasanta c'è un altro verde che bisogna dargli noi una, diciamo, una storia, perché per il momento l'abbiamo lasciato come parco, però anche quello va legato a tutto il sistema di verde che da quella lì, dal primo, si collega con quello e poi, come diceva anche Alberto, va a finire all'Arlecchino,
Peraltro c'era già uno studio dell'università che studiava questo nodo, cioè l'università di Pisa aveva fatto dei ragazzi, sono stati anche pubblicati i lavori, e c'erano diverse soluzioni che collegavano la piazza all'Arlecchino e a quel verde lì e all'altro verde, cioè praticamente questo è il nodo centrale della Versilia, quindi è senz'altro condivisibile quello che dite. Nel senso che ora va capito come tradurlo a livello di piano, cioè o si lascia stare soggetta a esproprio come l'abbiamo messa, o va trovato un meccanismo per andare incontro all'osservazione. Dicevo questo, una precisazione. Noi non abbiamo fatto una valutazione di opportunità o meno di realizzare la rotatoria al posto del semaforo. Cioè noi si è fatto una valutazione che quell'area non deve essere utilizzata per la rotatoria, nel senso che ci sembra che quell'area debba avere una funzione pubblica. Poi la commissione ci ha sollecitato oggi una riflessione, almeno una parte diciamo della commissione ci ha sollecitato oggi una riflessione sul rafforzamento di questa funzione pubblica in relazione all'Arlecchino. È una sollecitazione che io mi sento di raccogliere, perché condivido la visione che ci sta dietro, tutto qua. Però ecco, non è che non si possono fare le rotatorie, ci mancherebbe. Le rotatorie si fanno, ma secondo noi non compromettendo quell'area lì. Voglio dire una cosa io. Intanto non ho capito bene nella parte perequativa che diceva prima Cinquini, è previsto qualcosa da dare al privato all'Arlecchino? No, ma no, non è no, dicevo, ma era Riccardo un'ipotesi, diciamo. Nel momento in cui questa la mettiamo a verde pubblico e magari avviamo un progetto di rigenerazione urbana pubblico, di iniziativa pubblica, no? Che quindi prevede sostanzialmente di espropriare quell'area, un'ipotesi potrebbe anche essere, ma non nel piano operativo, quindi attraverso un progetto tutto da mettere in campo, che diciamo il valore venale di acquisto di quel terreno per farci uno spazio pubblico, che sia un parcheggio, una piazza, un verde, quello che vuoi, potrebbe essere anche compensato in termini economici nel momento in cui uno ristruttura l'Arlecchino e magari l'Arlecchino ci fa il palazzo del turismo piuttosto quello che ci volete fare, per ricavare una quota parte di spazi che vengono dati al privato al contrario, capito? Quindi in cui attività commerciale, no, magari. Ho capito bene, Fabrizio, ho capito bene, ma non mi trovi d'accordo su questo. Vabbè, aspetta. Non stiamo, però scusa Riccardo, lo dico per il mio intervento, Simone, perché ora hai parlato 2 ore. Ora non ho iniziato un discorso, mi interrompi subito. Allora, no, l'alternativa è che ci sia tutto l'intervento pubblico, ma è una scelta che farete dopo, insomma, non è del piano operativo, questo voglio precisarlo. Era un'ipotesi per dire che comunque ci possono essere strumenti di fattibilità variegati, diciamo, avendo a disposizione un contenitore così importante come l'Arlecchino. Ma io volevo sgombrare dubbi, che io non sono per niente d'accordo neanche su questa eventualità. Poi voglio tornare invece anche sulla rotonda, perché prima Simone Leo ha detto che non era lì la rotonda, sono andato a vedere sul piano triennale, vai a vedere Simone Leo lì. No, non ho detto questo, scusa Riccardo. Posso finire ora? No, ma tu pazienza, mi fai dire due cose e poi replichi. Mi fai dire due cose e poi replichi. Se anche mi fai dire due cose e poi replichi. Ora le dici corretto. Le dici corretto. Ora dai zitto, perché ora mi hai rotto. Fatti sempre che... Ora, tu abbi pazienza e stacca il microfono. Ora, allora, siccome te mi avevi detto che lì la rotonda non era prevista, hai detto, non ho detto questo, ma posso dire io una volta, ma stai zitto un secondo, stai. Madonna, no. Ragazzi, ma sei proprio un dittatore. Allora, Madonna, ragazzi, allora, siccome avevo detto che lì avevate previsto la rotatoria, tant'è che Marcello Pierucci l'aveva prevista e l'aveva difesa anche il Consiglio Comunale, poi venne stornata questa costruzione della rotatoria lì dove l'avevate prevista con il costo di 550.000 euro. Ecco, volevo solamente precisare che lì ci avevate già previsto voi una rotatoria, che poi avete stornato perché all'epoca, mi ricordo, Pedonese eccetera non erano d'accordo. La stornaste e l'avete prevista l'anno successivo, avete detto. Poi magari ora prendo atto che forse non la farete mai, ma così avevate previsto. Allora, due... Io non sono, volevo per precisazione, volevo ribadire no ad un'eventuale cessione di qualcosa dell'Arlecchino al privato, e dico che lì
può avere un interesse pubblico e secondo me solo un'area soggetta ad esproprio. Io ci vedrei un parcheggio, sicuramente le idee che ha portato, che ha detto Alberto sono migliori. Studiamo qualcosa per farci, per far migliorare un'area di accesso a Lido di Camaiore da chi viene anche dalla parte più tasante, che veramente lì è un'area di accesso brutta. Se si può migliorare sotto l'aspetto anche urbanistico, su quello che ha detto Alberto, io sono favorevole. Certamente lì non ci vedo interventi da parte dei privati. Presidente, posso? Prego. Io ho detto una cosa e la ribadisco, che l'area in questione, quella che vedi davanti a te, Riccardo, e che si chiama F1, non è mai stata interessata da previsioni di opere pubbliche, va bene? Vero è che era prevista ed è tuttora prevista nella programmazione triennale delle opere pubbliche la realizzazione di una rotatoria. La previsione di realizzazione di rotatoria non interessa l'area di cui stiamo discutendo. È chiaro? Non so più come dirlo. E tant'è che quando abbiamo valutato l'osservazione del cittadino, abbiamo riconfermato in coerenza con questo la previsione di Verde, perché secondo noi sarebbe un errore usare quell'area lì per, diciamo, estensioni della viabilità. Gli interventi sulle viabilità vanno fatti fuori da quell'area lì. Mi convince invece il dibattito che è venuto fuori in commissione sull'opportunità di legare quell'area ad una progettualità dell'Arlecchino. Le soluzioni possono essere mille, Fabrizio faceva solo delle ipotesi, non fanno parte del piano operativo, queste soluzioni fanno parte degli atti amministrativi che farà, diciamo, chi è al governo della città. Sono contrarissimo, se volete sapere come la penso, a immaginare che quell'area possa essere un parcheggio, nel senso che se si fa un ragionamento di legame con l'Arlecchino, si deve avere la capacità di progettare quell'area come un vuoto urbano di qualità, a caratteristiche, diciamo, ambientali molto spiccate, legato perché no, a una funzione, a una progettualità che c'è nell'Arlecchino, comprese, diciamo, le cose che diceva Alberto su, diciamo, restituire a quella zona di Lido intorno all'Arlecchino un sistema di mobilità che valorizzi gli spazi aperti che ci sono intorno all'Arlecchino. Un sistema di mobilità intendo dire pedonale, cioè sarebbe bello riuscire il più possibile a creare intorno all'Arlecchino degli spazi fruibili, aperti, di qualità urbana, di qualità ambientale. Quindi, in questo senso, il dibattito che c'è stato in commissione è un dibattito che raccoglie la sensibilità dell'amministrazione, che quindi si farà carico di tenerne conto nel ritornare in commissione con una proposta diversa. Ci sono altri interventi? Sì, io per ribadire che la rotatoria che dicevo io era lì, lui ora sta a dire che non era nell'F1, lo so da me che non era su quel terreno lì, ma te mi devi dire se prevedete una rotatoria lì, come ci può essere un parco? E poi ognuno poi lo vedremo più avanti nel tempo, questo. Una rotatoria con un parco bello, accanto a una rotatoria dove ci passerà 250.000 macchine. Io mi auguro che la rotatoria non si realizzi mai, perché vorrebbe dire veramente sì, degradare il viale. Questa sì è una cosa che avete messo nel programma, levateci dalla svelta, che degraderete anche quell'area. C'è nessun Vado altro? avanti, Presidente. Sì. Allora, osservazione 322. Si parla della previsione di un parcheggio in località Carignoni. Segnala che la soluzione di parcheggio proposta non tiene conto, diciamo così, del fatto che c'è un canale esistente e quindi si chiede una soluzione, diciamo,
più logica di ricollocazione di questo parcheggio, di ridisegno di questo parcheggio rispetto, diciamo, alle caratteristiche del territorio. E c'è l'accoglimento. L'unica cosa, perché Manola è qui nelle schede norma? Perché forse per un errore? Ma perché probabilmente modifica le attrezzature pubbliche, probabilmente per quello lì. Guardiamo, diamo un attimo. Sì, modifica il parcheggio, quindi l'avete messo qui dentro. Scusate, allora. Ve lo spiego. No, ve lo spiego subito, perché nelle schede norma poi ci sono quelle finali che sono tutte le opere pubbliche copianificate. Vi ricordo che se guardate le schede norma ci sono tutti gli interventi privati e dopo in fondo ci sono tutte le opere pubbliche che noi abbiamo copianificato con la regione. Questo, ah, perché okay, sono tutte opere pubbliche in territorio rurale. Quindi questa ovviamente se la modifichiamo abbiamo la scheda, ok? Ok, quindi le previsioni di opere pubbliche in territorio rurale le vediamo qui. Siccome è la prima che ci capita, Fabrizio, nell'ambito delle schede norma. Okay. No, bene a sapersi, perché appunto così capiamo. Allora, però qui conviene, si può vedere l'adozione e la proposta che fa l'ufficio, così vediamo, tanto si tratta di un parcheggio pubblico, quindi almeno vediamo visivamente quali sono le differenze. È spostata su un'area ritenuta più idonea dal privato e ci è sembrato compatibile, diciamo. Sì. Vediamo proprio la differenza fra... Questo è l'adozione. Piano operativo adottato, che si ritrova anche nella parte iniziale della scheda norma, mentre la modifica risulta questa. A sinistra l'osservazione. Come vedete viene modificata la forma del parcheggio. E forse se si vede la foto aerea si capisce anche la motivazione, perché vedete che il parcheggio avrebbe tagliato tutto un fosso e una proprietà per intero, invece in questo caso va a riprendere, diciamo, un'area anche meno di interesse e comunque di superficie più o meno equivalente per quello che può servire in quest'area qui. Se si guarda la foto aerea, vedete, non so se la vedete sull'osservazione, si vede bene, sì, nella foto. Sì, sì. Fabrizio, posso farti una domanda su questo, no? Allora, per queste previsioni qui nel territorio rurale, che sono state oggetto di copianificazione, ma che sono anche di attuazione interamente pubblica, no? Quindi non ci sono. Allora, nel caso in cui si rilevino situazioni tipo questa, fuori dal procedimento del piano, si va in variante per forza? Sì. Se sono, come dire, se è una modifica di quella esistente, no, ovviamente deve essere una modifica che ha una sua ragionevolezza. Vedete, qui è comunque tutta inclusa dentro un nucleo rurale. Se noi se avesse l'esigenza di avere un nuovo parcheggio, sì, bisogna fare una variante. E metti caso che tu voglia spostare la localizzazione del parcheggio, no? Veramente di qualche metro. Ho fatto una variante con tanto di richiesta di indizione della conferenza di copianificazione, certo. Va bene. E se tu invece che qui tu la volessi spostare, per dire, dalla parte opposta della strada, ecco, per capirci. Sì, più catastale, no? Mettiamo, no? Sì, allora sì, va ricopianificata, non la possiamo variare in questa fase. Era chiara la risposta, era solo che me la volevo far sentire lì. Purtroppo. Allora, vado avanti, Presidente. No, io volevo dire che questa mi sembra una soluzione di buon senso. Effettivamente tagliare in due una proprietà non aveva senso. Invece spostarla dove si è spostata ha un senso. Sono d'accordo anch'io. Sì, si può procedere. Ok, allora, qui siamo nell'area estrattiva dismessa in località Carignoni.
dove esiste una già una previsione, la ST5.1, e sostanzialmente l'osservante ci chiede alcune modifiche alla previsione che è stata inserita in fase di adozione. Di ampliarla, diciamo, un po', vuole ampliare un po', perché è proprietario di un'area assai più ampia, chiede di ampliarla un pochino e credo chiede qualche piazzola in più, mi pare, o qualche servizio in più. Chiede un aumento del numero delle piazzole, portandole nella richiesta da 80 a 150, e chiede quindi un aumento conseguente della superficie, diciamo, a destinazione turistico ricettiva. E poi chiede anche un po' più di commerciale per poter, diciamo, farvi un'attività a servizio dell'area. È parzialmente accolta, cioè in parte c'è parzialmente tipo di accoglimento, quindi possiamo andare a vedere nella scheda norma quali sono le modifiche. E qui siamo andati, diciamo, a inserire quelle aree non totalmente boscate, cioè loro chiedevano anche aree veramente impervie e completamente boscate. C'è una radura invece a ovest che in effetti può valere la pena di essere inserita, e quindi noi abbiamo inserito la parte, diciamo, naturalisticamente meno rilevante, e poi abbiamo modificato in parte i parametri, però francamente di quanto non me lo ricordo, quindi se scorre la scheda lo vediamo. Ecco, sì, vedete da 800 a 1500 e da 80 a 120 piazzole, quindi abbiamo un punto di compromesso, e anche gli abbiamo dato un po' più di altezza perché, essendo, diciamo, un'area in pendenza, in effetti l'altezza di 350 rischia poi di fare solo volumi seminterrati, e diciamo per una struttura ricettiva almeno delle parti in elevazione servono, quindi 7 metri consente di avere almeno parti in seminterrato e in elevato. Ecco, questo è un po' il punto di equilibrio. L'abbiamo lasciato tutto turistico ricettivo perché il commerciale separato dal turistico ricettivo può essere venduto separatamente, mentre il bar o il ristorante del campeggio, se è di parte integrante del campeggio, come sapete, può essere fatto e rimane di destinazione turistico ricettiva, cioè non alienabile separatamente dalla struttura turistico ricettiva, no? Al pari del ristorante dell'albergo, per capirci, no? Quindi le abbiamo aumentato la superficie, ma mantenendo la turistico ricettiva. Ma le piazzole, Fabrizio, che significa? Posti letti? Che sono piazzole? Dunque, le piazzole, qui è complicatissimo. C'è la legge regionale e il relativo regolamento attuativo che classifica i campeggi al pari degli alberghi secondo una classificazione stellare che va per numero di piazzole e il livello dei servizi. Per ogni poi la piazzola, a seconda della dimensione con cui te realizzi le piazzole, genera più o meno posti letto equivalenti e quindi servizi equivalenti. Quindi è difficile dire una piazzola quanti posti letto genera, perché dipende da come poi, facendo il progetto, viene realizzata la piazzola, perché la piazzola può essere dalla piazzola per tenda, per capirci, fino alla piazzola addirittura che ospita il camper, ok, o la roulotte, e questo genera, a seconda del servizio che te offri, livelli stellari diversi del campeggio e quindi posti letto diversi, e sarà tutto un tema che va valutato poi perché chi realizza poi il progetto decide in quale posizione stellare decide di mettersi, eh? È chiaro che più aumenti il numero questo va detto, più aumenti il numero delle piazzole e i servizi, più hai capacità stellare, questo è chiaro, più riduci e meno hai capacità stellare, eh. E la parte perequativa non è modificata? Non me lo ricordo, ma credo, scendiamo, no, qui no, guardiamo su. No, quella parte perequativa è rimasta la stessa, quindi c'era il parcheggio convenzionato e la sentieristica mi sembrava che era di accesso a pedona. Perché il cittadino motivava, diciamo, l'osservazione, come avete visto, dicendo che, no, avevano bisogno, no, per poter realizzare un intervento adeguato di una maggiore possibilità, insomma, di azione, cioè sopra. Per realizzare quella perequazione, diciamo, che abbiamo previsto, loro chiedevano più possibilità. Tenete conto che qui siamo
in una previsione economico-produttiva, cioè non di carattere residenziale, che noi, come dire, viviamo come una proposta molto positiva, perché va nella direzione di aumentare a Camaiore Capoluogo, di dotare Camaiore Capoluogo di servizi turistico-ricettivi che oggi non ha. Vi ricordate, ne abbiamo vista un'altra di previsioni, diciamo, simili, diversa, ma simili, che è nella zona, no, della serra. E questa è un po' simile, no, da certi punti di vista, cioè si recupera un'ex cava dismessa. Quindi, tra l'altro, vedete, la superficie fondiaria è molto ampia, 32.000 metri quadrati, e la parte, diciamo, di intervento edificabile, 1.500 metri quadrati, è molto ridotta. Il resto sono attrezzature, diciamo, leggere, che andranno a comporre insomma, i servizi, appunto, legati all'attività che il cittadino vuole proporre. Quindi, insomma, noi la vediamo come molto positiva, e ci siamo sentiti di accogliere un'esigenza, diciamo, di favorire, appunto, l'investimento privato per riequilibrare la proposta, insomma, per renderla fattibile, attuabile. Ci sono interventi o si può andare? Allora vado avanti. Direi di procedere. Sì, sì. Siamo in via del Termine al Lido di Camaiore, su un terreno di circa 1.500 metri quadrati. Una parte ricade in questo momento in H1 e invece 500 metri quadrati fanno parte di un'area che è la scheda riqualificazione, ambientazione e insediamenti di via del Termine. Quindi siamo dove eravamo prima, in quella previsione molto complessa che abbiamo, diciamo, agevolato con interventi parziali. Sostanzialmente ci dicono: quest'area è stata divisa in due, con due previsioni diverse, mettetela tutta in un'unica destinazione, che sia tutta classificata H1, insomma, non che una parte ricada nella scheda che abbiamo visto prima. La proposta è di accoglimento, quindi andiamo a vederla. Sì, in parte l'avevamo già vista con l'osservazione qualche tempo fa, ve lo ricordate? Sì, questa è la previsione adottata, giusto? A sinistra c'è l'osservazione, a destra in alto adozione e in basso la modifica, che è questo. Sì, è la parte in cima, in alto, che viene modificata. Sì, vedete, l'area verde che è lassù in cima viene aumentata sottraendola al perimetro viola. Quindi viene esclusa l'area di proprietà di questa persona per intero, non per una parte, dalla previsione che prima abbiamo visto per altri motivi. Insomma, una proposta assolutamente ragionevole. Quindi, se non ci sono osservazioni, vado avanti. 335. Siamo in un'area in via Unità d'Italia a Capezzano Corte, e viene chiesto la possibilità di edificare una unità immobiliare prevedendo come perequazione la cessione dell'area necessaria in quota a parte, soltanto in parte ricadente nella proprietà, per l'ampliamento di via di Unità d'Italia prevista nel piano operativo. Vediamo l'osservazione, e l'istruttoria è di non accoglimento perché, a giudizio, diciamo, dell'ufficio, l'elemento dell'interesse pubblico non è particolarmente
significativo. E questa forse si era già anche vista, perché era quella che praticamente ci dava un lotto di terreno che non ci serviva per l'ampliamento della strada, ve la ricordate? No, mi pare, no, qui non l'abbiamo vista, Fabrizio. Mi pare, non lo so, ora non mi ricordo. Non so, ora, ma come un déjà vu, mi sembra che... può darsi, e ora non me lo ricordo. Come mai non c'è l'interesse pubblico qui? Perché lì, se è quella che dico io, scendi un attimo per vedere il catastale. Vedi Riccardo, ci cederebbe la parte che non ci interessa ai fini dell'esproprio, perché l'esproprio per fare la strada parte proprio dove finisce la sovrapietà, vedi? Perché c'è poi accanto un manufattino che già nella previsione di fare la strada non veniva abbattuto, perché la strada parte proprio da lì in poi e non entra dentro la proprietà. Capito? Sembra che sia la ragione. A me mi sembra che si era già vista questa qui, però sì, forse hai ragione Fabrizio, forse hai ragione te, forse si era vista, non lo so, insomma, in altre commissioni per altri tipi di osservazione, non so il perché, o forse è doppione, cioè, non mi ricordo, insomma il tema è identico a quella una che abbiamo già visto. Sì, sì, sì. Va bene, poi osservazione 336, giusto? Correggetemi se sbaglio. Allora, si parla di un edificio per il quale erano iniziati interventi di costruzione che non sono stati terminati. E quindi il cittadino chiede il completamento dell'intervento con una superficie indicata di 200 metri quadrati e due unità immobiliari, in cambio, come mitigazione e compensazione, di una sistemazione a verde dell'area pertinenziale scoperta e la cessione con adeguamento di quota parte di via Massoni per realizzarvi il marciapiede. L'osservazione è stata parzialmente accolta nella proposta dell'ufficio, quindi la andiamo a vedere. Allora, vedete, diciamo, la previsione sarebbe del TR 3.5. E si prevede, diciamo, una superficie edificabile di 160 metri quadrati a fronte di una cessione di spazi pubblici di 200 metri quadrati, che consentirebbero, vedete, di allargare la strada in questo punto realizzandovi un parcheggio. Poi, se è quella che mi ricordo io, questa è un'osservazione molto particolare, forse possiamo andare a vedere su Google. Ti può vedere un attimo quante case, quanti appartamenti ci vengono? Sì, credo due, a vedere 160, comunque scorriamo giù. No, Stefano, scorri la scheda, dove eri? Scorrila, eccolo là, le due, eccole lì. No, se mi ricordo bene, qui è anche un caso un po' particolare, perché c'è un edificio in parte costruito e allora c'è anche una situazione, diciamo, di degrado che incrocia anche questo aspetto. Però se magari si va su Google si vede meglio, se ci sono delle foto allegate all'osservazione, se è quella che mi ricordo io. Aspetta. Sì.
Ecco, è lì sull'angolo, vedi? Vai, sì, vai su Google. Vacci con l'amico. Lo vedete, c'è tutta una piattaforma di cemento armato. Più su, Stefano, più su. No, è lì. Esattamente lì. Ah, ok. Sì, è lì, scusa Stefano, sì. Prego. Ecco, vedete, c'è quest'area dove effettivamente era stata cominciata, vedete, un'edificazione che poi non è stata portata a termine, vedete, c'è la situazione di... Avvicinati, Stefano. Vedete che c'è proprio un solaio con un seminterrato, qui si vede. C'è già un mezzo edificio, diciamo. Quindi il ragionamento che si è fatto è qui allargare la strada per realizzare un po' di posti auto può essere utile per il quartiere e al contempo si crea un'occasione di eliminazione, diciamo, di una situazione che se no rischia di degradare rispetto ad un edificio che, diciamo, era in costruzione e che è rimasto lì. Questa è la valutazione che è stata fatta. L'unica cosa, semmai, che ricordo è che forse Graziano Dalle Luca suggeriva, discutendo di questo caso qui, di invece di mettere sulla strada, di mettere lungo fosso i posti auto. Mi sembrava, Graziano, no? Che te, per una discussione fatta su un'area più accanto, dicevi che forse era meglio metterli di lato i posti auto e non sulla strada. O mi sbaglio? No, non ti sbagli. Sì, però... Lungo il fosso ci sono problematiche idrauliche, non è che lo puoi usare per posteggiare le macchine, c'è il rischio di inquinamento anche. Vabbè, ok. Volevo capire una cosa, ma dici, c'è il posto per parcheggiare le macchine? Per farci un parcheggio? Davanti, sì. Davanti, all'isca di pesce, immagino io, no? Mi sembra stretto. No, se c'è, io sono d'accordo. Appunto, essendo è stretto quell'affare lì, no? Come ce le metti le macchine? Comunque va bene. No, va bene, cioè, ci posso mettere, Graziano? Hai ragione. Ma scusa, per capire io, Graziano, all'isca di pesce non c'entrano? No, non c'entrano anche il marciapiede. Ha ragione Iacomini, non c'entra nulla lì, dai. Infatti, non c'entra neanche il marciapiede. Se va su Google Maps, Stefano, dall'alto, vista dall'alto, bravo, aumenta lo zoom, Graziano. Stefano, per favore. Se vedete la cantina, è stretta a 5 metri di distanza dalla linea di confine. Lì non ci va né il parcheggio, perché sennò diminuiresti la sede stradale, né tantomeno il marciapiede, perché che fai, lo sottrai alla risede? Scusate, però per capire io, perché se no si parla un linguaggio diverso. Cioè, noi abbiamo fatto una previsione che è il giallo, va bene? Cioè, è di cessione di una parte dell'area al comune. Quindi la domanda è, ma nel giallo il parcheggio a Petti non ci viene? Perché non ci viene? Io... No, nel senso, quello che dice Iacomini, Simone, è che se ci viene va quasi a raso del fabbricato, capito? E almeno quello esistente. Quindi o lo demoliscono completamente, quello esistente, invece di completarlo, capito? E quindi allora si arretrano in qualche maniera, se no in effetti se te li metti a Petti, io sto guardando, c'è 4 metri dalla fondazione di questo solaio al limite poetano, quindi andresti a fare un parcheggio che quindi sta a raso sostanzialmente con la protuberanza più esterna di questo. Ho capito, ma noi non è che stiamo concedendo un intervento di completamento dell'esistente, noi si sta di sostituzione edilizia, mi sembra, no? Quindi la mia domanda è, questo sì che mi preme. Cioè, te pensi, Alberto, per l'esperienza che hai, che lì loro, demolendo e ricostruendo, non riescono a organizzarsi, è troppo stretto l'ambito? Allora, qui la Manola e Fabrizio mi corrono un aiuto. Se te cedi l'area pubblica a 5 metri, te considera che 5 metri entri dentro, se le fai a pettine saranno 4,
io devo stare a 5 metri da quell'area lì, quindi vuole dire dall'area totale, dalla striscia totale dove c'è la macchina parcheggiata bianca, mi devo arretrare 10 metri. Ma perché io non ti seguo in questo? Sono le distanze dai confini, Simone. Ma se prevedo la cessione dell'area pubblica, la cessione dell'area pubblica può anche confinare con l'edificio, no? O no? Ma secondo te io faccio una casa dove il cofano del tuo BMW che mi parcheggi mi arriva alla finestra della cantina? No. No, cioè, quello che dice Alberto ha una sua ragionevolezza, no? Simone, lui dice, è chiaro che in via teorica e legale si può fare, ma chi la vorrebbe una casa, diciamo, con la finestra così vicina al posto, al parcheggio, capito? Tendenzialmente ci lascia almeno una fascia di giardino. L'unica cosa è che qui noi gli consentiamo la sostituzione edilizia, quindi loro possono utilizzare quella base lì oppure demolirla e ricostruirla. Questo è vero. Infatti, la domanda che avevo fatto io era non se c'è da rimanere in quella sagoma, lo vedo anch'io che se rimane in quella sagoma di spazio ce n'è poco, ma la mia domanda è: ma non è un lotto sufficientemente grande per organizzare due unità immobiliari in modo diverso? No, no, perché vedi che c'è la tacca dietro dove è proprio la scritta T3.5, c'è la tacca che è un'altra proprietà e lì devi fare un offset di 5 metri da ogni parte, dico, o almeno dipende da che fabbricato è, 10. Cioè, è la cabina Enel. Cabina Enel? Sì, sì. Ok, 5 dal confine allora. E allora ci sono due possibilità, se è così, o non accoglierla oppure accoglierla in modo ancora più ridotto, cioè invece di prevedere due unità immobiliari, prevederne una. Una ci sta. Non dimentichiamoci l'ultimo contributo. Che demolì quella cantina lì e quel manufatto lì non è uno scherzo, eh? No, ma infatti io forse proverei a seguire, ancorché ci sono magari poi altri problemi tecnici che vanno risolti poi sul campo, tenterei la strada della cessione laterale, perché ha il vantaggio che rende più omogeneo il lotto. E la laterale saresti in prossimità del fosso, non è possibile partire. Identificabilità assoluta. Aspetta un attimo che ce l'ho qui su Google, volevo vedere quanto è 10 metri dal fosso. Ora, ma non si può studiare la perequazione dei lavatori che abbiamo già... Ha ragione la Manola. E se metto 10 metri è finita, cioè non c'è più spazio, sì, cioè le 10 metri, mi ero scordato le 10 metri. Fabrizio, ma una perequazione sui lavatoi, per esempio, no? Quello che ne abbiamo già discusso indietro, non è possibile in quel caso lì? Sì, ma però qui, siccome tutti ritengono che avere il parcheggio qui è utile, no? Allora io sarei più tentato di lasciargli 160 e faranno la demolizione di questo affare di cemento armato e lo ricostruiscono completamente, perché se si ritiene che qui sia utile avere una striscia di parcheggi, come mi sembrava nell'ultima discussione, capito? Allora è per quello che gli si dava due unità, perché ma magari in metà cantina diventa un problema anche statico, no? Io non sono un tecnico del cemento armato, ma non è facile demolire metà cantina e tagliare una fetta di cantina da un punto di vista tecnico, eh. No, loro ipotizzano la completa demolizione, che per me è un attuale. Quello che chiedono di preciso ora, ricontrolliamo l'osservazione anche, no? Teniamoci alle loro ipotesi, guardiamolo un attimo per essere più coerenti. Guarda un po', Stefano, che chiederebbero loro. Chiedono di poter proseguire il fabbricato e in perequazione ti fanno il marciapiede davanti. Sì, ma i parametri sarebbe superficie territoriale 880, fondiaria 880, superficie edificata metri quadri 210, unità immobiliari 2. Ah, ma quindi non darebbero nulla a perequazione. Sì, misure di mitigazione. Sì, questi erano i parametri. Misure di mitigazione e compensazione, sistemazione a verde, aree di pertinenza scoperta privata, cioè la sua.
misure di perequazione urbanistica, adeguamento quota parte di via Massoni con realizzazione di marciapiede sul lato in aderenza al lotto di terreno in oggetto. Vabbè, marciapiede. Posso fare una. No, volevo fare una proposta che è questa. Allora, noi qui siamo in una strada dove abbiamo già previsto, no, dei nuovi parcheggi, ne abbiamo discusso qualche commissione fa, è la previsione che è un pochino più sopra, no? La vediamo anche ora a video. Allora, se i commissari ritengono che la previsione di parcheggi che abbiamo già fatto per altre, dico, proprietà e su altre osservazioni, sia sufficiente a dotare quella zona di parcheggi, allora si potrebbe questa osservazione, diciamo, momentaneamente accantonarla e rivalutarla insieme ad altre, quelle che abbiamo messo nel bimbo, con una forma, come diceva Roberto Lucchesi, perequativa di natura diversa. È chiaro che qui, a differenza di altre situazioni, se mi posso, diciamo, esprimere subito su come la penso io, c'è anche un elemento di, come dire, di inizio di costruzione e di degrado che è utile recuperare sotto il profilo dell'interesse pubblico, cioè fra consumare del suolo vergine e, diciamo, invece agevolare un intervento che era già partito, sotto il profilo urbanistico e paesaggistico è meglio la seconda. Quindi, se la commissione è già convinta che questo sia un criterio giusto nella valutazione, diciamo, dell'edificabilità, allora si può già ora decidere una perequazione, diciamo, appunto, diversa, se si ritiene che i parcheggi siano sufficienti, quelli di previsione, non quelli esistenti, ma quelli di previsione. E viceversa, ora possiamo mettere tra quelle da rivedere, la vediamo insieme alle altre. Questo valutatelo voi. A me, scusate, mi sembra una proposta fatta bene. Ora volevo domandare una cosa, però non ho capito la proprietà, l'istante, diciamo, quali alternative possibili si dà su quel fabbricato lì, che è quello il punto vero della questione, secondo me. Cioè, posto il fatto che quel lotto lì è un po' sciagurato per qualche perequazione che garbo abbia e senso abbia in termini di dimensioni, in termini di parcheggio e via discorrendo, posto questo mi domando sull'esistente e quindi sull'effettiva possibilità di recuperare quel troiaio lì, che possibilità si dà all'istante, alternative, perché insomma non è una barzelletta. No, non se ne dà, loro ci vogliono fare una bifamiliare. Ma io infatti stavo per fare la stessa domanda di A, cioè, ma loro non possono farci una casa e basta? La misura perequativa si fa poco o niente, c'è già. Cioè, te dici, Riccardo, ridurre la superficie edificabile a una cosa che è commisurata per un marciapiede e dei parcheggi lì. Bravo, e almeno si fa, cioè, mi sembra, scusate. Io non lo so se questo si può fare, però mi sembrerebbe ragionevole. Scusate, io l'ho proposto prima di ridurla a una unità, ma se capisco bene non ci viene lì il parcheggio, e questo è il problema. No, se lo metti in linea sì, non lo puoi mettere a pettine, quindi ti vengono 4 o 5 in linea, ti ci vengono, aspetta te lo misuro, Simone, aspetta un attimo, se li metti in linea ti ci vengono, lo vedete che c'è già una macchina che gira per strada, no? Quindi se te sposti e fai un parcheggio in linea, quante macchine ci verranno? Una, due, tre, cinque, sei posti auto ci possono venire. In linea. Perché secondo me il ragionamento è questo. Allora, se vogliono la bifamiliare non c'è spazio per perequazione, quindi perequazione spostata e andrà valutato. E questa è la domanda, se si pongono alternative me la facevo in relazione a questo. Se invece abbiamo margini per, come dire, dirgli bene, recuperate questa roba qui in modo tale che si levi di giro il degrado, e in ragione di questa situazione la perequazione è molto contenuta e quindi facciamo in modo che ci cediate, realizziate 4-5 stalli posti macchina. Ma non ci sono, diciamo, possibilità, secondo me. Ecco. Jacopo, sono circa 27 metri, no, in lunghezza, quindi 27 diviso 6,
quattro posti macchina, sì. Quattro posti macchina, sì, perché poi, vabbè, quattro o cinque posti macchina. Direi scusate, scusate, ma la parte, diciamo, delle fondamenta che è stata costruita, no? Corrisponde a quante unità immobiliari? A quante unità immobiliari corrispondeva in origine? A 6 a 2, la coppia è 2. C'è il progetto nell'osservazione. Parrebbero 2 dall'osservazione. Ma allora io torno alla domanda che mi pare a cui aveva risposto forse Roberto o anche Alberto. Cioè, se noi si mette una unità immobiliare, poi ce l'ha la forza economica il cittadino di demolire lì tutto, perché va demolito se si fa un'unità immobiliare, no? Giusto? Perché l'impronta non corrisponde alla dimensione di un'unità immobiliare. Cioè, se capisco bene, non è così semplice demolire e ricostruire. Ma se posso fare una terza ipotesi che forse salva capre e cavoli, se gli lasciassimo la possibilità di ricostruire due unità immobiliari, come gli abbiamo detto, e gli chiediamo i parcheggi in linea lungo la strada e una fascia verde, diciamo, che amplia il percorso pedonale, che peraltro comunque abbiamo previsto lungo il fosso, potrebbe essere un buon punto di compromesso. Quindi in realtà non so qual è però la fascia verde, Fabrizio, non ho capito. Dunque, loro c'hanno anche il lato dove diceva Graziano di fare il parcheggio. Giustamente la Manola dice di un parcheggio non si riesce a fare perché c'è proprio la distanza dal fiume, però invece avere una striscia di 2 metri a verde che qualifica il percorso pedonale, quello si può fare, capito? Quindi gli potremmo chiedere di arretrare rispetto al fiume, dove vedete, dove c'avete la foto aerea davanti? Sì, sì. La posso condividere un attimo? Io la foto aerea, aspetta un po'. Lo vedete? Sì. Quindi se te fai lungo la viabilità semplicemente un parcheggio a pettine, vedete c'è la macchinina rossa, no? Quindi un parcheggio a pettine che dà 4 posti auto e quindi arretra non più di 4 metri ma di 2,50 m sostanzialmente. E invece sul lato, diciamo, del fosso, vedete che c'è già un percorso pedonale spontaneo, via, usiamo questo termine per capirci, no? Quindi qui l'abbiamo già previsto di nel piano che venga espropriata questa striscia per farci un collegamento ciclopedonale. Potremmo chiedergli una striscina di verde che quindi qualifica questo ingresso. Per me va bene. Ha senso il percorso pedonale in quell'area? Guarda, c'è Riccardo, è già così ora, vedi? Spontaneamente già viene utilizzato, lo vedi? Se c'è già vuol dire che questa foto qui, sì, sono andato là su Google, è tutto chiuso. Ma è perché va espropriato, appunto. Scusate un attimo, ma questo passo qui, se ci vai, praticamente unisce quella parte giù di sotto, passano da qui, vengono via Massoni e sono sulla Sarzanese. Questo qui, lo vedete? Sì. Si vede proprio la signora che porta a spasso il cane, lo vedete? Sì, sì, quello lì. Qui un percorso pedonale. Vieni su dritto a piedi o in bicicletta o un motorino, se tu vuoi, vieni su, vieni a dritto sulla Sarzanese. E poi da lì. Vedete? Allora li carichi urbanisticamente anche del motorino e passi di lì, non ce li vogliono mica. Ma non ho capito motorini, ma. Ma qui, Riccardo, che non ce li vogliono o no, credo che tuttavia già ora sia così, a vedere la signora che passeggia col cane. No, ma dico motorini, non penso ci passano motorini. No, vai, te l'ho tirata da io, te l'ho tirata motorini, biciclette elettriche, ci passano. Qui basta metterci dei paletti, se no, no? Sì, infatti di sopra, nella parte sopra ci sono state messe le fioriere appunto per cercare di non farli passare a motorini, nella parte sopra. Quindi l'idea sarebbe allarghiamo qui di 2 metri per poter mettere a modo in linea i 4 posti auto e poi il verde sull'altro lato. Questo può essere un punto di. Graziano, che ne pensi? Non andare via, Graziano. Che ne pensi? Sei d'accordo? Ma non vado via, sono qui nella stanza, mi sposto. No, nel senso che ti voglio chiedere un'opinione, sei d'accordo? No, quella lì sì, perché te l'ho già detto, questa qui unisce la parte qua di sotto, via Martiri di Sant'Anna, tutte quelle lì, sempre in modo ciclopedonale o con la Sarzanese, perché se vieni da questa strada qua, vieni, arrivi in cima e sei sulla Sarzanese.
Sì, io sono d'accordo. No, no, va bene, qui va bene. Va benissimo. Sei scollegato tutto qui, ma non ho capito. Allora, la parte perequativa che abbiamo deciso sarebbe un partito mezzo verde. La parte perequativa sarebbe un parcheggio a linea e non a pettine davanti a via Massoni, che per la pizza, diciamo, è compatibile con l'intervento di completamento, diciamo, della bifamiliare. In più la cessione e realizzazione di un tratto di questo percorso, diciamo, esistente, che però non è in proprietà del comune e che il comune, insomma, ha l'obiettivo, no, di sistemare, perché è un percorso pedonale utilizzato e utile, come diceva Graziano, a livello, diciamo, di collegamento con la Sarzanese pedonale, no? Cioè uno a piedi, diciamo, passando da via Massoni va direttamente verso la Sarzanese. Sì, ho capito, ma ha senso quello lì, se non è del comune, metterlo nella parte perequativa? O ha senso solamente il parcheggio non a pettine lungo la strada? Ha senso, perché riesci a consolidare, a qualificare un passaggio pedonale. Capito, ma va espropriato quello lì. No, ce lo dà il cittadino, la parte del cittadino ce la dà lui. Ah, poi, perché è già tutto di proprietà di quello che fa l'intervento? È tutto di proprietà di quello che fa l'intervento? No, la parte prospiciente alla sua proprietà, diciamo, ci dà una mano a realizzare il percorso pedonale, una parte. Dobbiamo espropriare l'altra. Sì, certo. Ma lo so, vabbè, valutiamolo. È una striscia, non è che ha dei costi, cioè, dico, l'esproprio del residuo non ha dei costi particolari, Si parla di una striscia pedonale. Io sono d'accordo, però dite voi, commissario. Possiamo anche riflettere, la prossima volta si dà la risposta. Io sono d'accordo. Comunque sono le 6, bisogna interrompere perché poi non ci abbiamo più il chat. Però dicevo, Presidente, su questo approfondimenti istruttori non ne servono, cioè casomai... Mi sembra che si sia dipanata la questione, nel senso che alternative possibili le abbiamo sviluppate, via. Ok, sono d'accordo. Va bene. Te come la pensi, Alberto? Penso che non è una delle migliori osservazioni che stiamo facendo, comunque va bene. Infatti anche io qualche dubbio ce l'ho, però mi metto... Che vogliamo fare? Vogliamo metterla da parte per riprenderla o la vogliamo chiudere ora? Come volete fare? Qual è? Anche io voglio rivedere. Io tanto la modifica l'ho fatta, poi torno indietro, siamo un tempo, va bene? Va bene Fabrizio. Quindi io ho messo 100 metri invece che 200 di parcheggio, è 100 e 100, quindi 100 parcheggi, 100 di verde, con realizzazione e cessione dei parcheggi lungo via Massoni in linea e fascia verde lungo reticolo idrografico e percorso ciclo pedonale. Si dà il completamento di quanto esistente, di quanto concessionato nel PDC 2009. Da un po' meno, in realtà un po' meno, perché loro chiederebbero 200 metri quadrati, noi gli diamo 160. Questo perché l'unità media noi lo facciamo di 80, quindi gli abbiamo dato 160. Dico anche la verità, non cambia nulla, siamo in internet, questo non erode il dimensionamento, quindi se poi vogliamo dare anche 200 metri quadrati non cambia niente, però non ci stanno 200 metri quadri, perché secondo me 160 bastano. Va bene, dai, però non l'ho capito, quindi questa la mettiamo nel limbo, cioè tra quelle da rivedere in fondo, oppure la è una soluzione che vi vede? Riparliamo nei 5 minuti, ora si decide, ma tanto per poco riguardiamo, la mettiamo nel limbo e poi si guarda. Io la modifica l'ho fatta, a ricosarla siamo sempre in tempo. Va bene, dai. Va bene. Allora, ciao a tutti ragazzi. Okay, a mercoledì, ciao. Ciao a mercoledì, ciao. Dalla 3.38 si riparte poi. Saluti, ciao. Ciao, ciao. Ciao, grazie. Vi passo alla prossima. Ciao. Certo.